No, il mio silenzio è la risposta. Ti sento in forma, insomma. Esiste già qualcosa. No, a parte tutto, dopo la visione, di sicuro sono il mio spirito è rinfrancato, perché mi ricordo che la stupidità umana è infinita. Io questa settimana ci ho pensato lungamente e ho pensato che Sousa è la versione grassa di Ghost Rider. Ma Ghost Rider nel senso Nicolas Cage o Nicolas Cage Ghost Rider? Che è una differenza importante. La versione CGI, posso crederti. Voi non siete, io ho una lista di cose versione grassa che è Sousa. Una alla volta, ogni sì, volta che una si fa ogni volta. Più che altro immagino che si sveglia la notte e fa solda grasso e prende appunti. Io immagino con la lista di fianco al letto che ogni volta si tira su, questa è nuova, la devo segnare. 5 del mattino nel buio, scritta. Lui che cammina tipo avanti dietro alla stessa, solda grasso, pezzosa. No, io me lo immagino più tipo l'illuminazione tipo sotto la doccia, si sta lavando i capelli, si ferma. Perfetto. Aspetta, immagino. Mentre sta cucinando, Sousa grasso. Che brutta persona. Vabbè. Comunque c'è un Ghost Rider che si aggira per Liccione. È così. Con la bicicletta. Esatto. con la bicicletta con il cambio bloccato. No, ma ricordati, Sousa non è in giro per vendicare o per le... no. Sousa è lì per una ragione sola, poi le altre biciclette. È chiaro. Ehi, io non ho mai rubato una bicicletta in vita mia. Nessuno aveva detto niente a riguardo, no. Stai dicendo tutto da solo. Io parto già... mi sto spendendo di già. Ha delle amici, chiaro, delle pratiche un po' escuse. Te la malavita delle biciclette. C'è tutto un mondo sotto. Ho delle amici che c'è anche un perché hanno dei rapporti particolari con le biciclette, quindi io sono ancora quando ero giovane avevo un amico che lui era raccoglieva le biciclette abbandonate e rotte, le accomodava benissimo. E l'unica cosa che ci faceva era poi buttarla nel fiume. Ma perché? È un metodo. Non rimane il corpo del reato e comunque ti sei divertito, immagino. No, lui aveva questo motto, cioè che lui prendeva la bicicletta rotta, la rimetteva a nuovo, bella pulita, e poi la gettava nel fiume e se ne andava. E basta. Lo ha fatto per anni. Mi piace perché? Questo gettare nel fiume in realtà riprende temi che dovremmo affrontare poi, è importante. In realtà Edo sta spingendo il discorso, si sente? E questo interesse a... Edo tipo ha la mappa concettuale davanti a lui, tipo come collegare gli argomenti. Sì. Edo, ce lo vedo. Fat Sousa da bicicletta. Come faccio a portare gli argomenti da Sousa grasso? Ah, il film, aspetta, potrei collegare con questo? No, c'è una linea molto, molto chiara, c'è una sottile linea rossa spessa, molto così sottile, e che però se dico, vabbè, tanto si vede dal titolo, ovvero tutto nasce, cioè il motivo del film, che poi è una trasposizione di una storia vera, nasce da una ossessione per la linea, e quindi da lì l'uso di steroidi. Beh sì, ma se per questo da questo... Per un grammo, mai. La massa grassa rende più pacifici. Buona sapersi, vado sicura io per molto tempo. Allora sono tranquilla, okay. Così io da domani in poi prendo la roba per l'integratore. Integratore. Anche perché, aspetta un attimo: se tu prendessi degli steroidi, saresti The Rock. Sì, no. Sognalo. Sognalo la notte. No. Bocca al lupo. No.
ti aspettano almeno altri 20 anni di integratori, più attività fisica, più dieta ferrea, più essere nato in un altro posto, essere Dwayne Johnson direttamente per poterlo essere, perché non credo sia umanamente possibile. No, secondo me invece Sousa, sì. Cioè, se prendesse gli steroidi sarebbe vero. Sai che stavo... Passerei da Fat Sousa e Strong Sousa. Ma forse sei... No, sei già... È tipo Majin Buu. No, sei già Strong Sousa. C'è il Majin Buu. Ciccio, che è quello... E poi c'è il Majin Buu pompato, che è quello cattivo. E questa è la trasformazione. Cristo santo. Comunque sappiate che sono andata molto vicino per un momento a dire la terribile frase. Sì, perché effettivamente Sousa potrebbe essere il The Rock brasiliano e suona comunque sbagliato. Mentre quello pensato, ho detto suona male, suona davvero male. Suona malissimo. Suona malissimo davvero. Ma altro che sei già pelato. Io no, sarei il The Rock brasiliano, quindi The Rock di crack. È triste. Vedi, non c'è modo di uscirne bene. No. Comunque ragazzi, cosa potete raccontarmi? Raccontatemi della vostra vita in queste due ultime settimane. Avete visto qualcuno? Avete guardato qualcosa? Vi è successo qualcosa? Avete ucciso il gatto del vicino? Che ne so io? Sousa, cosa fai nel tempo libero? Mi preoccupo, se queste sono le tipi di esperienze che pensi che uno abbia fatto. Usa il gatto del vicino come portacoltello del pane. Interessante. Sì, è così. Non ho visto nessuno, ho avuto qualche disavventura agli amanti. Nonostante le normative, puoi ancora avere disavventure. Sì, posso avere disavventure, ma sono disavventure molto più tristi, che hanno a che fare con le bollette della team. Quindi non credo. Quello mi deprimono davvero, non parliamo. Quanto mi sono incazzato. Oh, quanto mi sono incazzato. Però va bene. La rabbia di Edo. Sì, ho poi mi incazzo moltissimo. Non ti ci ho visto, sono contenta di non averti mai visto. Io mi preoccupo. Io becco solamente gli audio con le bestemmie. No, ma io poi di fatto, perché siccome non ho molti frainibitori, cioè se tu vedi qualcuno che bestemmia in strada, urla, mette il telefono, sono di solito io. E almeno nella mia zona sono io, e quindi così, è ciò che succede. Ok, buona sapere. Tu invece, buona sapere. Che cosa hai fatto, Sousa? Io mi sono svegliato, sono andato a camminare, ho grattato le pale, e questo per ho letto qualche libro, e per 14 giorni, ho guardato della bella roba, tipo? Ho guardato della brutta roba. Tipo dai titoli, dai nomi. Ah, io ho guardato The Cruising con Al Pacino. Hai guardato Cruising? Sì. Scelte. sì, sono scelte. Sono scelte, sì. Anche no, Cristo. Sì, sono scelte che fai, ma perché? E io faccio, vabbè. Sosa, io non posso giudicarti troppo. Tu almeno hai visto qualcosa che è culturalmente rilevante in un certo senso. Io ho guardato tutta la 14ª stagione di Supernatural. Oh! Penso. Non posso giudicare adesso nessuno. Siamo arrivati al momento in cui volevo domandarti com'è finito Supernatural. Dai, non racconti. Lo so, perché devo ancora guardare la 15ª. Io l'avevo abbandonato, ragazzi. Io ero finalmente pulita, avevo smesso di drogarmi, ero una persona sana che viveva felice. E poi mi hanno detto, comunque dopo la 14ª finisce. Cioè fanno la 15ª e finita. Tipo, ma ho smesso adesso. E appena finita la 15ª ho deciso che ho smesso. Ho detto che ricominci, Devo dire che anche io sono quasi cascato, perché tipo vi racconterò una cosa che quasi nessuno lo sa. Io sono una sorta di fan nascosto di Scooby-Doo. Perché? Per i fattoni, giusto. Ispirazione di vita. Sì, bravo. Si vede. Beh, sì. E quindi c'è stata la puntata crossover alla quale io quasi ci mi sono detto. Me la guardo. No, devi guardarla. Sì, lo so.
Ragazzi, lo devo guardare, però poi mi sono ricordato, ma io ho un po' la mania della completezza, quindi se guardo quella puntata dovrò guardare tutta la stagione, se devo guardare tutta la stagione devo guardare le stagioni precedenti. No, non farlo, non farlo per quello, non so se ne vale la pena. Io sono abbastanza mostro ad averla cominciata a guardare, che non l'ho guardata dall'inizio, perché ho cominciato a guardare Supernatural che erano alla quinta stagione, ho fatto il pieno delle stagioni precedenti e ho continuato come un treno, che vuol dire che ho visto, tipo io sono arrivata tipo, è come se mi fossi messa con qualcuno che aveva già una storia di abusi, ma non era ancora mai finito in carcere, e mi ci sono messa insieme lo stesso, dopodiché ha abusato di me ed è finito in carcere, io finalmente mi ero liberata di lui, e poi è uscita di galera e io ero tipo, no, non ti rivoglio, mi fa, no tesoro, sono cambiata, te lo prometto, e io poi sono... bam. E adesso sono lì e sono completamente ridotto, finché alla fine credo morirà, perché quindicesima stagione è andata alla fine, quindi l'avrò terminata. Però è passato troppo tempo ed è veramente troppo... una parte di me deve ammettere che è stupido. È una delle cose più... Più altro è prevedibile. Il problema è che ha quel tanto... Perché è una soap opera, ragazzi. Possono dire che è sovrannaturale, ma è soap opera. E me le soap piacciono. Ho guardato tutto quanto Dawson's Creek. Tutto. Ho guardato tutto di OC. Posso vederli tutti quelli così? Oh, ho guardato Beautiful per abbastanza da poter dire di essere. O The Originals, perché lì vai sul peso scritto, sulla pessima scrittura e bella, come gli sfondi dei manga vecchi che mettono gli sfondi tutti uguali, cioè, roba di questo tipo. Ma bello, metti anche se The Originals è arrivato dopo Supernatural. E questo Supernatural è l'inizio della fine moderna. Non mi ha fatto schifo, non l'ho mai toccato, cioè un po' come quelli che fumano la prima sigaretta, gli viene il singhiozzo, non fumano mai più. Io ho visto quando ero ancora in Brasile la prima stagione di Supernatural. Madonna, 1991. No, non esageriamo. Però ero ancora in Brasile. 73? Nonno. Attenta, sei tu più nonna di me, eh? Stai zitto. Quindi torniamo a parlare di Supernatural, eh? Non vai. Delle tantrui. In quel paese. Quindi te l'hai vista la prima volta in Brasile? Oh yeah, doppiato. Ogni domenica sera. Prima andavo a dormire tardi, guardavo Supernatural, poi mi svegliavo alle 6 del mattino per andare a scuola. Peso, ma perché in effetti capisci che sei vecchio quando inizi a... Tu sei in Italia da più di 10 anni e parli di qualcosa che però è iniziato quando non eri in Italia. Allora dici, ma non sei qua da tanto, invece sì, e quindi cazzo. Ti rendi conto, per questo ripeto, 15 stagioni, è durato metà della mia vita. Supernatural è iniziato che io facevo il liceo. Inizio liceo. Ma ancora gli stessi attori, cioè non sono... Sì. Per sicurezza sono passati dall'essere solo attori a diventare anche produttori, registi di alcuni episodi. Ormai è tutto quanto tutto in famiglia davvero. Il motto della serie praticamente è affari di famiglia, e adesso è davvero affari di famiglia. Oltretutto, battuta so che apprezzerai, Edo, affari di famiglia. Oh, certo. Sapevo che l'avresti apprezzato. Ti giuro. Quel telefilm è una cosa molto brutta. Lo amo tantissimo, ma è una cosa molto brutta. Nel ricominciare a guardarlo ho capito subito che era un problema. Ho visto i primi tipo 7 episodi in una mandata sola. Tipo, shoot. Non mi sono alzato davanti al PC per ore. Oh, io sono 6 ore e mezza, tipo. Vabbè, io ero abituato a fare anche tipo un'intera giornata, facevo 24 ore di fila a fare maratone in casa da sola. Ragazzi, all'università non dormivo, io ero davanti al computer che o guardavo telefilm o leggevo manga tutto il giorno. 7 anni in triennale, è una scelta. Non ci sono arrivata perché ero tipo, è giapponese, è difficile. No, avevo ovviamente dei problemi. E se non era l'alcol, era il PC, erano le due cose che mi hanno rovinato di più. Questa è una cosa che nessuno dei due può capire, ma... Non ti leggi, tipo, quasi tutto Hajime no Ippo è arrivato fino al 2011, se non hai un problema, perché parliamo di 600 capitoli. No, Hajime no Ippo non è quello di Boxy, tipo. Sì. Quello di cui ho fatto, tra l'altro, non troppi anni fa, un'ottima versione anime. Sì, un ottimo anime. Sì. Io non l'ho guardato perché ho fatto il pieno di Ippo, sono a posto. Io mi sono letto tutto il manga quella volta, tutto. Quello che... Contate che il manga, se non mi sbaglio, non era ancora finito. Mi sa che è ancora in corso oggi, è un bel po' che non mi Jimmy no Ippo, sì, mi sa che... Ah, infine, per essere a Jojo è infinito, tipo. Ma ce ne sono varie di manga infiniti.
Per fortuna molti non li esportano. Io supporto negli ultimi anni perché ho dovuto accettare la sconfitta. Se non il manga, almeno guardate l'anime di JoJo. È una bomba. Io conosco JoJo ancora prima che andassi di moda. Io ci ho giocato il picchiaduro della PS1. Madonna. Sì, sì, io sapevo fare tutte le mosse speciali, sapevo fare tutto in quel gioco. Cristo Sosa, in realtà porti dietro un bagaglio culturale da non sottovalutare. E io ti prendevo semplicemente per un nerd di filosofia e teorie. Lo sai che sei il mio filosofo preferito? Il mio studente di filosofia preferito che non fa filosofia. Sì, sì. No, è anche un fan di JoJo. In realtà la cosa non mi stupisce neanche troppo. JoJo è una serie incredibilmente interessante. Nessuno può dire niente a riguardo. Yeah. Oh yeah. Io ci ho letto la prima e la seconda saga, prima ancora che tutti quanti sapessero che cosa fosse JoJo. Madonna. Yeah. Io ci leggevo il manga. Io il manga ci ho provato, non ho ancora trovato una versione che non mi faccia incrociare gli occhi, è davvero un bel po' di roba ogni volta. Sì, persino il primo, che è praticamente lo stile di disegno è Ken il guerriero, è Okuto no Ken, cioè c'è. Okuto no Ken, but much much more gay, in un senso molto grande. Araki non è mai stato sì. Sono arrivato, ho visto almeno le pagine del quinto, quindi non posso dire niente, tipo. Però quell'uomo è un pazzo psicopatico e io lo apprezzo. Ragazzi, l'hanno esposto al Louvre, io ancora ci sto ragionando su questo, tipo, l'hanno esposto al Louvre e onestamente se lo merita quell'uomo, tipo, la ragione per cui c'è stato Naruto, ci puoi ricollegarla a Araki, sti cazzo. Yuji, il detective degli spettri, si ispira un botto a JoJo. Yu degli spettri, se lo devi pronunciare, ti prego. È perché da noi è Yu Hakusho. Yu Hakusho. Anche qua, ok. Yu Hakusho è tipo bellissimo. Sì, io l'ho riguardato qualche anno fa, quel doppiaggio brasiliano. Non riesco a immaginarmelo. Cioè, pare che strano, però è considerato tipo uno dei migliori doppiaggi di anime che c'è in Brasile. Nice. Tipo, è veramente. Hanno fatto un lavoro di localizzazione fighissimo all'epoca. Su questo mi dispiace, io so di piovere dall'alto come la manna divina, ma miglior doppiaggio italiano di sempre di un anime, Slam Dunk. Sapevo che stavi per sempre. È il migliore e vivranno per sempre, perché posso citare talmente tanti pezzi migliori di quel doppiaggio. Rione anche campione. Vi cacciamo il sirurone, vai Rione Piporra, Anamici sei uno stronzo. Migliore scena di tutta la mia vita, forse. La riguardo costantemente quando sono anche solo vagamente giù. Funziona. Uno dei manga migliori che abbia mai letto. Il nuovo è un pazzo, è un disegnatore della miseria e la storia è ottima. Io sono fanatica del basket, quindi niente. E l'anime è una cacata allucinante. Il doppiaggio più demenziale della mia vita. Che diventa più grezzo passare di ogni episodio, a un certo punto non ha più quasi senso e tu sei a bordo lo stesso, tipo, portami dove vuoi, è perfetto. Le scene dove dovrebbe essere profondo e un attimo di ci filano un ma va a cagare che funziona talmente bene che non ho mai capito perché c'è un'idea nel rapporto tra Italia e Giappone degli anni 70, queste cose qua, sul fatto che i giapponesi fossero proprio grezzi. E lo sono, però non ho mai capito perché hanno spinto su questo fatto molto. Posso fare due domande? Sì. La prima è, che lo sono? Sei un mostro? La seconda è, gli anni 70? Sì, perché in Italia è iniziato dagli anni 70 a venire... C'è stata una colonizzazione culturale forte, giustamente. Ma più che altro è che non è tanto che pensavano fossero grezze, che da noi c'era una censura della miseria. Noi abbiamo avuto le Uber censure fino a 90-2000, tipo. Anche nel 90 c'era un po' di Berlusconi che fa ridere per quello, no? Che faceva grosse censure su Mediaset rispetto a... Io dico sempre, io non ce la faccio a guardare Dragon Ball in italiano. Uno, per le censure, perché io quando l'ho guardata piccolo ce n'erano di meno. Due, c'è la voce fuori campo che parla continuamente, tipo... Sì, quello è fastidioso. Quello sì, è cioè, fastidioso. Nella versione originale di quella brasiliana, tipo, è solo l'inizio della puntata?
e la fine. Oh, sì, il resto è lentissimo e va benissimo così. Mi piace così. Mi piacciono quelle 25 puntate in cui Goku combatte contro Freezer e Namekusen sta per esplodere. Mi va benissimo così. Io ammetto che Dragon Ball è stato dove io ho capito molto in fretta che una cosa che non avrei più tollerato nella mia vita nei cartoni sarebbero state la ripetizione eterna dell'animazione e i combattimenti che durano milioni di episodi. Sono cresciuta con Ollie e Benji che esatto, era uguale. Che e per fortuna Jam Boy ci hanno fatto un'intera canzone che almeno adesso posso riderci, perché quando ci ripenso è insfangabile. Il manga di Capitan Tsubasa è comunque lunghissimo, perché il manga di Ollie e Benji è infinito. Però non è perché le partite duravano così tanto. Era semplicemente perché duravano tanto per quello che mi aveva detto, non perché erano ripetute su ripetute su ripetute. Oliver Basis si parla versione del calcio dei Cavalieri dello Zodiaco. Sì. Comunque, lì c'è lo stesso problema. Se volete amare veramente un anime nel profondo, dovete guardare le vecchie serie dei Pokémon, perché lì c'è la qualità vera del ripetere qualcosa fino allo sfinimento, ma non ripetere le animazioni. Cioè, le disegniamo ogni volta nuove, ma è sempre solo uno e ti dice cosa. Io una volta allora, ho fatto questa cosa, ho visto 300 puntate perché durano 20, e cioè, per un po' ho guardato solo quello fino all'esaurimento per capire se ce l'avrei fatta. Ce l'ho fatta, ne sono uscito molto peggio di come ne sono entrato, e tuttora ho degli incubi grossi. Non riesco più, tipo Pokémon sì, però è Edo va a dormire e pensare, ma chi è questo Pokémon? Oddio, no. No, è mai mortale. Però no, fatelo. Da noi non c'era. Quel pezzettino lì non c'era nel cartone. Da noi c'era. Da noi no. Vedi? C'è censurato anche quello. Perché in realtà non sai mai cosa vedi nella sagoma, no? No, Sosa. Ragazzi. Cioè, la sagoma del Clefairy all'improvviso. Ecco, un'altra cosa della quale io, tipo, io non nutro nessuna simpatia sono le vostre sigle. No, ma... Lì è una religione. Lì è una religione. Cioè... Esatto. Cioè, lì è una religione. Io, cioè, da noi davano le sigle, al massimo che facevano era di tradurre i testi e ricantare sopra. Il resto mantenevano. Cosa concedimelo. Questo è dove purtroppo sento tristezza per te, perché sì, tu non avrai mai la magica emozione di andare a un concerto di Cristina D'Avena da adulta e ritrovarti circondato da ultra trentenni che piangono cantando il mistero della pietra azzurra. Non hai avuto, sono emozioni, e ci tengo a dire, io sono andata a due concerti di Cristina D'Avena e io ero tra quelli che piangevano. Il mio amico era quello che piangeva sul mistero della pietra azzurra, io ho pianto sulla prima sigla di Sailor Moon. Ammetto le mie, e ovviamente le di Oscar, tipo. Io però... mi sono fatto fare un autografo da Giorgio Vanni. No, Giorgio Vanni no. Sì. Giorgio Vanni non sono, mi ha deluso troppe volte. Gigi Dag. Vedi, queste sono delle cose che non riesco a capire. È davvero cultura pop italiana. Devi essere cresciuto in Italia nei nostri anni per capire. Se no, perché io sono andata al primo concerto di Cristina D'Avena che facevo le elementari. Io ho avuto la foto autografata da Cristina D'Avena alle elementari. Oh, quella donna quella volta era Dio in terra. Cantava le sigle dei miei cartoni, che ti devo dire? È normale. Quella donna scandiva l'orario in cui io abbandonavo miseramente quei 4 libri dell'elementare e mi mettevo davanti alla televisione. Quel poco che avrò studiato nella mia infanzia. Per favore. Io mi avevo attaccata. Mi sono fatta venire l'astigmatismo a infilarmi dentro la TV a guardare meglio. Quando i pixel ancora li individuavi col pollice a occhio nudo. Quando la TV era ancora analogica, quindi c'erano le grane nell'immagine che ci facevano cercare ancora di più. Sì. Quando la televisione, per essere più potente, doveva essere profonda quanto larga, per favore. La vera qualità. Come fai a riconoscere una casa degli anni 90? Se è davvero di lusso, c'è una nicchia apposta in sala dove infilare per intero la televisione. Dio. Quello era il vero lusso. La casetta della TV, sì. Ah, perché vedo c'era quella fase in cui erano gigantesche, pesavano tipo 70-80 kg. Io mi ricordo soltanto quando ci voleva il carrello, quello con le due rotine per portare le televisioni su per le scale. Tre persone per sollevare. Col tubo catodico di un metro. Esatto, ma che poi bello è che erano tipo 50x40, una roba in realtà minuscola rispetto a quello adesso.
tra un po' ci fai un intero muro, le fanno arrotolabili, le cose più che... Noi quella volta per avere un televisore nel cazzo 20 kg da portare su per le scale. Era due casse d'acqua nella versione di un televisore da mettere piccolo in camera, con Giuda. Questa è un'altra cosa della quale tipo io non ricordo bene, perché tipo avevamo delle televisioni non tanto grandi, medie, perché eravamo poveri. Vabbè. E comunque erano quelle di tubo, quindi occupavano anche spazio, certo. Erano anche, rompevano anche il cazzo da portare da una parte all'altra. Certo. E poi dopo un po' puzzavano. Che c'era anche questo aspetto, perché erano di una plastica del cazzo, per cui se si cucinavi vicino e comunque dopo un po' scaldavano, la plastica emanava degli strani fumi. Io vengo dal terzo mondo e questo non mi era mai capitato. Stosa, tu avevi altri odori di cui preoccuparti, però capisco, cioè. Non dico la verità, io mi ricordo tanto che il problema era che tipo, se cominciava a rovinarsi tipo il tubo all'interno, non ho mai capito come funzionava, ammetto le mie mancanze in tecnologia, però non andava più bene. Tipo, non vedevi più bene la TV. Sì. Adesso mi ricordo i primi tempi che contavamo i pixel morti negli schermi. Ah, è vero, più piano, sì. Ti ricordo, sì. Ma 230 anni fa. Porca boia. E ormai è tutto finito. Io adesso mi conto i peli della barba bianca. No, adesso per sicurezza abbiamo quelle super fighe che appena sfiori un angolo per sbaglio con un'unghia ti parte per intero tutta quanta, perché sono talmente sensibili anche quelle ormai. Vedi? A me mi manca un botto il rumore bianco di quando i canali andavano fuori onda. Vero. A me manca il pre-decoder di quando semplicemente continuavi a premere avanti nei canali. E credo che per molti sia stata la prima esperienza di oh, ok, esistono i canali tipo un po' più laterali, poi iniziano i canali locali. Sì. Tipo, adesso capita ancora, però sono talmente sparsi che è possibile che la Rai ce l'hai tipo a canale 63, se non li riordini. E poi arrivava quel punto dove avevi un genitore, solitamente in zona, se eri davvero piccolo i genitori non erano cretini, che si lanciava in avanti per rimuoverti il telecomando, perché arrivava il momento dove cominciavano i canali che non erano porno, ma erano tipo quelli delle chiamate erotiche. Sì, sì. E c'era sempre la tizia sdraiata sulla macchina, tipo non era nuda, era sempre un tipo il bikini, e sotto c'era il numero in sovraimpressione da chiamare. Con la musica che era di quella tipo tunz, tunz, e cazzo sto io. Non mi mancano i genitori che si lanciavano tipo no, dopo il canale 50 non si va. Cosa c'è? Niente, ok? Vedi, da noi c'erano solamente 13 canali e purtroppo per guardare le cose erotiche dovevo aspettare il sabato sera alle 2 di notte per guardare un film soft porn che era veramente scrauso, tipo. Era così alla mia epoca, come si guardavano le più. Guarda, io mi ricordo ancora soltanto che dovevo per forza, se volevamo vedere, quando io facevo ancora, mi sa, tipo l'elementare, mi sa, per riuscire a vedere Kenny il guerriero, che era su Italia 7 Gold, dovevamo saltare a pie pari due canali che erano quelli delle video, delle chiamate. Mi ricordo ancora la rapidità dei tasti per riuscire ad arrivarci ogni volta di mio fratello, tipo, dobbiamo arrivarci, perché sennò ci avrebbero fatto devo tornare su Rai 1 per guardare il maledetto telegiornale. Io sono cresciuta Uomo Tigre, Kenny il Guerriero, City Hunter, miglior trio della mia infanzia, mentre mangiavamo, questa era la qualità. Vedi, e qui c'è un'altra differenza, da voi i cartoni animati vengono dati, non so se vengono dati ancora, di pomeriggio. No, la sera. La sera. Ah, ok, no, la no, sera, no. Ok. Che io ho beccato all'epoca in cui si guardavano dopo pranzo anime su MTV. Ah, MTV è stato dove è iniziata la MTV Anime Night. Anche se il picco in realtà sai qual è stato? Facevo le medie, mi pare. Cosa? Berserk a luna di notte su Italia 1. Lo registravamo pur di vederlo. Yeah, Berserk su Italia 1. Kenny Guerriero Berserk quando io facevo la seconda o terza media, che è stato in realtà il mio primo manga serio che mio fratello cominciò, onesta adesso perché sono passati 200 anni, scaricò e io a 15 anni mi sono letta tipo tutta la Golden Age di Berserk, per dire come sono partita, roba allegra insomma. Poi sono passate Inuyasha, mi sembra fattibile. Però... Sei passata a della droga più pesante. No, sono passata, vorrei dire a più deludenti, ma Berserk siamo ancora lì, quindi non so chi dei due mi ha ferito di più nel lungo termine. Almeno non mi ha avuto la decenza di finire. Porca boia.
Ah, ho preso, io di sicuro ho preso troppe mazzate in fatto di anime e manga per poterne parlare in modo tranquillo nel tempo, tipo, se comincio all'improvviso le luci si diventano soffuse, parte la musica tipo quella francese del cacchio, come la smoky bar, con la sigaretta in bocca, basco di lato e tu non sai dove sono stata, ragazzo, tipo, non avete idea. Ciao! Le con la basca di... Ciao! Io mi chiamo Vale! Perché l'hai detto con questo tono, Sosa? Perché è questo. Sembra la strega dell'Ovest. L'hai detto come se fosse la strega dell'Ovest, tipo, my precious. We all start out equal, little blobs of blood and muscle. It's a setup of awesome potential. Most people never develop that potential. I knew early on, I was not most people. There you go, yes! Come on, big man, work it, baby, come on! Let's go! Because if you're willing to do the work, you can have anything. That's what makes the US of A great. When it started, America was just a handful of scrawny colonies. Now, it's the most buff, pumped up country on the planet. That's pretty rad. Yeah. That's it? Work harder. All of my heroes are self-made. Rocky, Scarface, all the guys from The Godfather, they all started out with nothing and built their way to perfection. The way to prove yourself is to better yourself. That's the American dream. I have no sympathy for people who squander their gifts. It's sickening. It's worse than sickening. It's unpatriotic. Ragazzi, siamo riuniti qua in questo momento sacro per parlare di lui, il grande maestro Michael Bay, l'uomo più importante del mondo per qualche ragione, l'uomo forse il più autentico autore di cinema americano. Quello è sicuro, quello è proprio la vera essenza del cinema americano. Se intendi America, più Bay di così, più di Bay non si può essere. Tipo. E quindi solitamente quando parliamo di un regista per la prima volta, io faccio la domanda: quando è che avete visto per la prima volta un film di Michael Bay? Prima, un attimo, in questa fase poi dobbiamo montare la sigla di Hulk Hogan quando entra in sottofondo perpetuo. Perché parliamo di Michael Bay. Allora per il resto del America. Video, sì. non possiamo. In America! Preferisco a quel punto America di Rammstein. Stiamo già degenerando e non siamo nemmeno iniziati. Dunque. Però ti direi, in questo caso Michael Bay approverebbe, perché nel suo stile non c'è sicuramente essere lineari, soprattutto per quanto riguarda la presentazione. Oh yeah. Comunque, dici. Quando è che avete visto per la prima volta un film di Michael Bay? Rispondetemi. Quando è che lui vi ha toccato? Quando è che lui vi ha fatto vedere un'esplosione per la prima volta? Quando per lui ha fatto fare un giro orbitale dal basso verso l'alto? Per quanto mi riguarda, facilissimo. Fine elementari, Armageddon, scena finale del film. I don't wanna miss a thing. Che cazzo. Io ho iniziato proprio con il suo primo film, cioè con Bad Boys, che è la prima cosa che ho visto su, è proprio la prima cosa che ha fatto come film. Io Bad Boys l'ho visto subito dopo, perché non sapevo neanche che fosse suo, ovviamente, perché era una bambina. E ovviamente Baby ha preso su di corsa. Credo di averli visti, se non tutti, quasi tutti i suoi. Sì. Io non ho visto metà dei Transformers, mi è bastato il secondo. Esatto, a me mancano il terzo e il quarto. Il secondo mi ha violentato e mi ha offeso in delle maniere che neanche Bad Boys. In bocca al lupo col terzo e col terzo, allora questo è sicuro. Sì, oh, yeah. Gli ho saltati a piepare, fatto il primo, gli ho evitato quel cammino. E no, perché non è neanche proprio il tipo di schifo che piace a me, cioè non mi ha preso. Invece Bad Boys, sì, Bad Boys, why not? Pearl Harbor, che Bad è proprio Boys. Dire, vabbè, nel senso, ti prego. La peggior cosa mai pensata con Pearl Harbor. Ti prego, prova a darmi una recensione positiva di Pearl Harbor, davvero.
Provaci. Ti sfido. Allora, per l'Agora, per l'Agora solo è davvero un'unica scena che poi vale il resto del film. Cioè, è un'atrocità totale, però c'è una scena che le vale tutte, che comunque è una stronzata, cioè di lui che monta su una postazione di mitragliatrici contraerie e spara come se usasse una pistola. Cioè, sì, proprio sì, e urla. E lì è bello, perché c'è proprio la sintesi di tutto ciò che sono gli anni 80 portati dopo. Cioè, un'arma grossa che spara all'infinito e tu urli. Sì, cioè quello è tutto il film, è un po' tutto, poi è proprio Michael Bay, è così, va bene. Per me lì è stato il momento, l'unico momento in effetti che poi ricordo, effettivamente, perché per l'arbo per me non ha nessun tipo di senso. La cosa... L'arbo è terribile. La cosa interessante di Pearl Harbor è che tipo quando Michael Bay ha cercato di farlo, all'inizio si era imposto di fare come se fosse un film di guerra classico. Sì. Ci racconta che tipo loro avevano iniziato a girare verso l'ora di pranzo, lui si gira e fa: no, facciamo a modo mio. Sì, perché Michael Bay fa solo a modo suo. Certo. Sì. Io tutto ciò che dirò è che non potete dirmi niente. Pearl Harbor è assolutamente Titanic con l'attacco a Pearl Harbor. Ah sì, no, questo è assolutamente vero. Quello. Non sì, è sì. Nient'altro che quello. Il vero problema però è che Michael Bay non è James Cameron e non può fare Titanic. No, secondo me Michael Bay per tanti aspetti è molto meglio di James Cameron, che ha rotto veramente il cazzo. Invece Michael Bay no, Michael Bay riesce sempre a essere lui. Cioè, secondo me Michael Bay è più autentico di Cameron. Di sicuro è assolutamente più coerente. Una cosa è sicura, qualcosa farà kaboom. Non c'è niente da dire. Armageddon è il miglior uso di kaboom che forse avrà mai fatto. Forse, sto pensando a migliori kaboom, perché ce ne sono volendo. Sto pensando in ogni film ne puoi trovare almeno uno, però Bad Boys 2 ne ha di veramente sì. Bad Boys 2 è un film che a partire dal momento da lì, in cui tu non smetti di pensare alle macchine e ai culi e alle sparatorie, è molto difficile, è molto difficile, però a partire dal momento che tu è possibile dissoci queste cose, è un film che, se tu ci ragioni un attimo, è un film che riesce a offendere tutti. Beh. Cioè, Bad Boys è un film bello per questo, è un film offensivo. Sì. Ma non per una persona tipo sensibile, no, per tutti. Sai cosa mi piace a me soprattutto? Che Bad Boys 1 e Bad Boys 2 soprattutto erano nel picco della carriera di Will Smith. Sì. E nessuno ha avuto da dirgli niente fino a Wild Wild West. Boys 1 e 2 sono volati sotto il radar, tipo no, non sono problematici per niente, cosa state dicendo? E poi ha fatto Wild Wild West e la gente era tipo: oh no, qui hai toppato Will. E io sono tipo: ragazzi, Will Smith ne ha toppate davvero tante. Bad Boys 1 era tipo, era all'inizio della carriera di Will Smith. Sì, oddio, sì. Era finito subito dopo. All'inizio della carriera cinematografica. Era in concomitanza, comunque era. Bad Boys 2 tipo era con lui, era l'apice. Sì, ma ti rendi conto? E la gente ha dovuto aspettare Wild Wild West. Non gli è bastato Men in Black 2. No, Wild Wild West. No. Will Smith dovrebbe schivare i due di solito, non gli escono una favola. Poi per sicurezza però ho fatto tipo Men in Black 3, quindi so che può fare di peggio. Ha fatto After Earth. Ha fatto After Earth. Ragazzi, esiste After Earth. Io non ho niente da dire. Beh. Io robot. Non ho niente da dire. Cioè, io robot. Sì, lì siamo veramente nel basso. Però io voglio vedere l'ultimo film di Will Smith, quello lì dove c'è lui, c'è il clone di lui. C'è lui che parla con la moglie nel talk show e ammettono entrambi assassinato lì. È molto, molto alto, secondo me, di televisione. Un po' Maria De Filippi, un po' ci piace, un po' sì. Un po' il principe di Bel Air 50 anni dopo, che va benissimo per me. Da proporvi, che dici? Michael Bay. È miglior regista di Zack Snyder o no? Perché? Perché è più Wasp. Aspetta. Non l'aspetto. Io vi dico del perché vi sto facendo questa domanda. Perché quando Michael Bay è andato a studiare cinema, sì, Michael Bay ha studiato cinema, Michael Bay esce più o meno dallo stesso gruppo di David Fincher. Ma loro lui poi non ha fatto apprendistato sotto cosa? Sotto Spielberg? Sì, qualcosa del genere. Sì. E io ho fatto apprendistato sotto Spielberg. Sorry,
Comunque loro andavano in classe insieme, cioè Zack Snyder e Michael Bay, quindi a partire da questa conoscenza inutile, qual dei due è miglior regista? Bay. Bay, perché è molto più wasp. Capello giusto, maglietta giusta, abbronzatura giusta, muscoli, giustizia privata. Sei inammissibile sotto qualunque punto di vista, anche umano. Cioè, praticamente i suoi sono tutti film del suprematismo bianco, wannabe o sono già, ma, cioè, ma è questo il punto. Sai cosa mi lascia tranquilla con te, Edo? Sai esattamente chi sei e io non mi devo mai fare domande a riguardo. Sono sempre sicura quando parlo con te di... Michael Bay è quello, cioè Michael Bay è il volto accettabile del Ku Klux Klan sotto tanti punti di vista. Però è questa la cosa interessante. Se prendiamo un film con Bad Boys 2, la prima scena che c'è sono questi sbirri nascosti da Ku Klux Klan che sparano i Ku Klux Klan, cioè... Ma sì, ma perché lì ancora aveva una dimensione embrionale un po', no? Tipo del io sono nazista ma mi metto un vestito a giacca, poi fa The Purge, fine. Purge non è di Michael Bay, è prodotto però, mi sa. Ha messo i soldi perché ha capito come funziona. Ma non ragazzi, in realtà è quella, tipo, una delle cose che mi stupisce di più è Michael Bay come regista a me fa sempre effetto perché... a parte lo stile Bay di regia in generale, che non lo puoi ignorare mai perché lo riconosci subito, inquadrature possibilmente dal basso, leggermente inclinate, eterne, donne inquadrate come se fossero direttamente da vendere. Ha fatto, se non mi sbaglio, da regista per gli spot tipo di Victoria's Secret. Quindi quell'uomo ha creato la pubblicità Got Milk, quell'uomo è un dio per essere per queste cose qui. Però per quanto riguarda tipo non so come spiegarlo, tipo Bay come regista è tipo, per qualche ragione riesce sempre ad arrivare al punto da essere talmente tanto americano da andare borderline parodia e superarla, ma perché si prende sul serio in quel modo che noi riteniamo essere parodia degli americani. Sì, per lui è seria come cosa. Cioè, questo non si sa mai come interpretare un film di Bay, è tipo lo devo prendere sul serio, non lo devo prendere sul serio. Io non prendo mai Transformers sul serio, nessuno dei film. Se non mi farei del male. Però quello è il suo immaginario. Lui è il Fellini di questa qua. Poi anche Fellini è fantastico. Cioè, lui dice: rappresenta la cultura in cui è immerso. E lui è questa cosa qua. Ma lui è così fuori. È così Esatto. Però è questo. No, per questo dico: in realtà hai detto anche giusto. Perché come Fellini, però, ne rappresenta solo quello che gli interessa a lui. È la teoria di Marco di Fellini. Gli piaceva Rimini. Per sicurezza, ha messo solo due o tre parti, le ha mischiate insieme in modo da presentare questo tot e non l'intero insieme. Mm-hmm. E di quello che ha presentato è quello che gli interessava. E non l'ha girato qui. Mm-hmm. L'ha fatto da un'altra parte, mettendoci il suo punto di vista e la sua opinione senza chiedere niente a nessun altro. È il modo in cui fa le cose Bay. Cioè, però vedi... Bay va per la sua strada. Aspetta, la differenza qua è che a Fellini c'è una sorta di presa di autoconscienza. Michael Bay è solamente una sorta di automatismo. Lui fa perché è e non si domanda del perché. Secondo me hanno lo stesso... Secondo me è una forma di ego. È un livello di masturbazione del tipo masturbazione compulsiva. Io mi masturbo compulsivamente, ma non so perché. Però sai qual è il punto? È che Bay in questo modo, se lo volete, perché io stavo dicendo che è ego, che infatti è la stessa cosa, però dall'altro lato Bay è riuscito, per via del fatto che è un uomo portato, anche per le esperienze precedenti, a creare consumismo, a creare questo culto, c'è un culto del suo stile, del suo modo di... E poi la cosa che volevo arrivare però è, se questo è Bay regista, dall'altro lato ragazzi c'è il Bay produttore. Bay produttore ha prodotto un botto di film che io ho visto. Lui ha prodotto tipo metà dei remake dei film slasher degli anni 80. Esatto, lui ne ha prodotti un casino. Ha prodotto anche Quiet Place. Sì, Quiet Place ha le videocamere che ha perché erano la roba che era rimasta dalla produzione di una dei Transformers. Nel senso, in realtà quell'uomo come produttore non gli posso dire una piva. Tra l'altro è con cosa adesso? Aspetta che non mi ricordo il nome. È il regista quello che aveva fatto Kubo. Non so se lui è canadese però ha un cognome italiano.
Che lui è il regista Natalie, qualcosa del genere. Lui ha fatto il James De Monaco. No. Non mi ricordo. L'ho trovato. Travis Knight, che è il regista di Bumblebee. Ah, ottimo. E tra poco dovrebbe farne un altro che, se non mi sbaglio, è sempre, non mi ricordo se è sempre prodotto da Bay, ma è, cioè, tipo, Bay si è infilato me lo sono ritrovato laterale in produzioni che io non ho idea dove sono state fuori per il resto. E The Purge, perché ovviamente dovete essere contenti di essere vivi voi. E se poi c'è una cosa che ha senso è Michael Bay che produce l'intera saga di The Purge. Sì. Funziona troppo bene. Sì. Però è a ripensarci è... Poi, quindi io devo rispondere alla domanda che ho fatto prima. Sì, di chi dei due è il migliore, Zack Snyder o Michael Bay? Anch'io sono d'accordo con voi. Perché Zack Snyder vuole fare i film intellettuali. Però è come i tizi della palestra, i bodybuilders della palestra di Pain and Gain. Oh sì. Michael Bay no. Michael Bay è solamente uno che fa, io voglio fare i film fighi, mi piacciono certi film, io li voglio imitare un po', perché poi se tu hai un occhio un po' più clinico riesci a fare ingegneria riversa nelle influenze di lui. Sai cos'è? È quello, perché tu adesso stai già dando una lettura immensa a Bay. Sai chi è Bay, se vuoi fare il confronto dentro a Pain and Gain? Pain and Gain, potrei dirlo uguale, facciamo di no. È coso? È quello che viene rapito. Sì, no, io pensavo a lui. Tutti. Sai qual è la mia immagine preferita di Michael Bay? Mm-hmm. Michael Bay invitato a parlare a cos'era, la conferenza della Samsung, che arriva, non dice niente, si blocca e fa, no, e se ne va. Quello è Michael Bay per me. Per me sarà sempre con l'immagine più forte che di Michael Bay. E quello è il paragone. Michael Bay è il tizio che viene rapito perché è il tizio che offende tutti quanti e odia tutti quanti. Invece i bodybuilders che pensano di essere intelligenti è Zack Snyder. Sì. È quella l'analogia. Basta. È questa la dimensione. Non va così profondo. Poi, come dicevo prima, se tu hai un occhio un po' clinico, tu riesci a vedere cosa piace a Michael Bay. Ah, se hai un occhio un po' clinico o solo se hai due occhi? Se hai un occhio clinico, riesci a fare ingegneria reverse, tipo, alle cose a cui piace Michael Bay. E alle cose a cui piace Michael Bay... Io con un occhio clinico l'ho capito. No, ma è complicato. Intendo dire delle influenze, tipo, i colori uber saturati. Sono i film di Tony Scott. Sono quei film di Tony Scott tra a cavallo dagli anni 80 e anni 90. Io non credo che lei abbia un gusto estetico, ma solo che ritenga alcune cose necessarie. No. Il punto è questo. Michael Bay è un tizio che cioè, vedi quella roba e se uno che lavora dietro una cinepresa fa mi piace quella roba, la imiterò. E la riesce a imitare, però la esagera. Cioè, si può vedere tipo anche l'influenza, può sembrare incredibile, ma il modo di Michael Bay filmare è tipo il modo analogo in cui tipo Michael Mann girava i suoi film. Non lo so, tu gli stai dando tu stai dicendo che è un po' un coglione che è capitato in stile secondo me non lo fa copiando qualcuno. A lui piace l'uber saturato, non lo ha copiato a nessuno. Che gli potrebbe aver preso, tipo, metti da un Tony Scott di cui parlavamo l'ultima volta, è possibile che abbia preso l'idea tipo, sì, posso fare con, che ne so, tipo, mi piace questo genere di film, mi piace di più. Ma per quanto riguarda il lato estetico, Bay, secondo me, le influenze ne ha studiati, perché comunque ha studiato apposta come cosa, però non lo vedo una persona che pensa di essere, non è una persona che cita, no. È una persona che prende ispirazione. Michael Bay dice, io l'ho fatto perché a me piace, non mi interessa, l'ho visto da qualche parte, l'ho già dimenticato, perché non è rilevante per Michael Bay. Michael Bay, Bay's gonna Bay, non gliene frega niente di nessun altro. È la ragione per cui i suoi film sono... sai esattamente che film stai guardando. Perché è una persona che sperimenta? Non è una persona che fa una cosa nuova? Quell'uomo ha scoperto il CGI, ha detto, certo, ok, facciamo la compagnia che creiamo il CGI, e d'ora in poi lo metto in tutti i miei film. Non mi importa se un film dove non c'è... Esatto. Lo mettiamo! Le cose devono andare kaboom! Dammi una vita che crea kaboom! Ed è mia d'ora in poi! E si fa, e facciamo anche quello.
Michael Bay è uno di quelli che ha capito che... perché lui ha capito, è naturalmente quel livello di aggressività anche in questo, non gliene frega niente di nessuno, a Bay non gliene frega niente, fa poi... soltanto quello che interessa a Bay. C'è un... questo, tipo, non riesco a vederci veramente prende ispirazione, si vede chi sta guardando. Io vedo io non è che intendo che, cioè, non è che intendo dire tipo lui prende e fa, oh, guarda, io mi ispiro a questa roba. No, secondo me Michael Bay è un tizio che tipo ha guardato Beverly Hills Cop 300 volte e se lo ha interiorizzato e lo imita e non sa neanche perché. Sì, quello sì, di sicuro. Vabbè. Così ti dice, te lo dico io come si vende. Dopodiché lui dice, io sono americano, quindi io lo so. E quindi fa tutto più grosso, dice, perché posso fare una cosa quando posso farlo al doppio del costo due volte più grande, punto. Poi dice, brilla di più. E Stefano cocaina. Più che altro sai anche cosa? Beh, quello sì, è sicuramente figlio di una cultura specifica. C'è. Perché sì, non gliene, ripeto, non gli interessa nient'altro, ragazzi, gli hanno messo in mano l'intero franchise di Transformer che è anni 80 per eccellenza, c'è. E a Bay non gliene fregato niente, perché non è una cosa che guardava, non è qualcosa che gli interessava. Gli hanno detto, dobbiamo fare il film per ricominciare a vendere più, per vendere più Transformer, ho detto, a posto, vi faccio una pubblicità lunga film. Ma non gliene frega niente, non ci mette dentro, tipo, nel cartone creato apposta per essere uno spot, ti hanno messo più cuore, più testa, più qualità, esatto. Più impegno. Il primo film di Transformer è minimalmente tollerabile. Il secondo è già un mezzo disastro. Il primo film di Transformer... in confronto al secondo è Mona Lisa. Sì, sì. È così, no. È per quello che ti dico. Cioè, no. Michael Bay, secondo me, lui è un tecnico, nel senso, sa usare gli strumenti, sa usare la telecamera, sa mettere a fuoco le cose, sa fare usa il filtro verde-blu mescolato, fine. Non ne frega un cazzo, perché se tu dici, ehi, mi fai un video di compleanno? Oh, certo, con questo video tu venderai 20.000 compleanni, Mr. Bay, ma io non vendo compleanni. Venderai 20.000 compleanni, hai capito? Dai, che perché altro che non ti chiede di chi è il compleanno, no. Se vuoi farlo per... Noi sono detto, ah, ok, video di buon compleanno, faremo un buon compleanno che devono ricordarsi tutti, e poi tutti verranno a chiedermi di fare video di buon compleanno, ma è un buon compleanno che lui copierà e ristamperà per tutti gli altri compleanni, perché... E se dentro la torta del bambino ci fosse la spogliarellista... E se poi con la spoilerista uscisse ci fosse l'esplosione dietro di lei? Secondo me ci sarebbe, sarebbe una battuta sul non essere gay. Certo, siamo gay, sì. Per fare il gay con me, tipo, ci sarebbe di sicuro. E qualcuno probabilmente prenderebbe una schiaffo in faccia o un pugno sullo stomaco, tipo. Ci sono cose che per Michael Bay... Ah, e ovviamente dopo l'esplosione si aprirebbe una gigantesca bandiera americana attaccata a un'aquila. Cioè, sarebbero i militari. Mentre i tank stanno invadendo l'Iraq. Ecco. Tutto lì. È tutto ciò che conta per Michael Bay. Fare dei servizi per le TV regionali, cioè qualcosa di questo tipo. Comunque io credo che lui abbia una checklist, cioè tipo dice, culi, fatto. Battuta razzista, fatto. Beh, c'è da dire una cosa... Esplode. C'è da dire una... Ma io ci tengo a dire una cosa tipo... Non mi pare di aver mai avuto storie di Michael Bay che fa tipo 30 take della stessa scena. No. Michael Bay ne fa tipo 4 e ha fatto. Allora, lui fa tipo 4 take. È sempre buona la prima. Michael Bay è un tizio che fa. Cosa mi fa incazzare? Vai di pure. Sorry. Lui è un tizio che fa 4 take con 5.000 camere. Boom, basta. Più che altro, e allo stesso tempo però, una cosa che a me fa incazzare un casino ogni volta che vedo i suoi film è glossy, è patinato, cioè non puoi dire che c'è un'inquadratura brutta, non puoi dire che... L'unica cosa che si è potuto dire infatti nel tempo sono andato nei film di Transformers non si capisce di quello che succede durante i combattimenti, perché nel CGI non sa gestire l'azione, perché credo che sia perché è abituato troppo a filmare corpi umani, nel senso proprio più becero del termine, che movimenti di pixel ricreati al computer, perché Transformer non hanno il culo, quindi lui si trova un po' in difficoltà. Ah, per sicurezza, infatti, quando ha potuto ha creato una versione di Transformer che fosse umana. Lasciamo perdere, ci sono cose brutte nella storia dei film di Transformer. Oh, boy. Sono veramente brutti.
E quando poi... penso che quell'uomo è riuscito veramente ad affondare la carriera di Shelebuff per un periodo, e io sono interessato di cosa abbiamo rischiato di perdere. Quell'uomo, quell'orso in forma umana è davvero la cosa più divertente che il buon Dio mi abbia dato. E poi adesso mi hai fatto venire in mente una cosa, cioè... Poi ci sono degli attori che tornano a lavorare con Michael Bay, certo. Cioè, cioè... Tipo tutti gli attori che ci sono... metà degli attori che ci sono in questo film sono degli attori che hanno già lavorato precedentemente, certo, con lui. Naturalmente, perché hanno comprato una nuova casa che va pagata. Ma vedi, il punto è anche perché questo, Bay tende a lavorare con le stesse persone. No, la cosa che ho notato, certo. Poi ho ascoltato un podcast nella quale tipo questo qua mi ha fatto, ha confermato quello che pensavo. Metà del cast degli attori che, di Bay sono gli stessi attori che hanno lavorato con i fratelli Coen. Perché con i fratelli Coen fai il film che ti fa carriera, no? E con Bay ci paghi di meno. Cioè, in questo film qua ci sono ben tre attori che hanno lavorato con i fratelli Coen in un momento o nell'altro. Ben tre. In tutta la saga di Transformers sono tutti gli attori che hanno lavorato con i fratelli Coen. Ma perché Bay è uno che ha grossi... Cioè, ti fa guadagnare denaro, ma ha senso, cioè, ha molto senso questo. No, sarà... ha senso, però beh, esistono delle, cioè, esistono quei registi, esistono quegli attori che vanno a fare i film di merda, ok? È normale. Certo. Però, cioè, non è che loro ripetono le stesse esperienze con lo stesso regista. Loro dicono, io ho guardato i miei soldi, bella, non voglio più vedere questo coglione. No, con Michael Bay è tipo qualcosa del tipo... Io vado, faccio questo film con Michael Bay, per me è come fare la montagna russa, bella lì, ottimo, ciao. E io credo sia molto divertente fare un film con Michael Bay, al di là di tutto. C'è molto più che fare un film con Kubrick che ti caga il cazzo per 59 volte per fare un'inquadratura che deve essere perfettamente al centro. Cioè, con Michael Bay, secondo me, ti diverti perché, uno, si fa buono sempre la prima. Due, ci sono degli ottimi buffet, visto che ogni film in media ha un budget di 5 miliardi di dollari in media. E in gran parte è nel cibo, cioè nel catering, quindi ci sta, perché evidentemente, quindi perché no? Cioè, ma secondo me per un attore è un ambiente di lavoro fantastico stare su un set. Io, se mi posso concedere, mi concederei un commento laterale. C'è anche da dire che tutti gli attori che hanno lavorato più volte con Michael Bay sono praticamente tutti uomini. Ovvio che ti sei trovato bene con Bay. Sì. L'unica povera pazza che ha provato a farci davvero abbastanza film è stata la cosa. Megan Fox l'ha presa veramente in quel posto, porazza. Oh sì. Cancellata direttamente dai film di Transformers come se non ci fosse mai stata, brutale. Cioè, davvero. Però è quello del senso. Però io ti direi più di tutto comunque che la cosa che dovresti chiedere davvero è: quindi quanto ritieni così tanto validi sti attori? Se hanno lavorato sia con Bay che con Coen? Cosa ti dice del mondo del cinema? Ci sono delle domande a cui ti devi dare te delle risposte, perché io non giudico nessuno in quel modo, perché ho visto attori essere, ragazzi, la maggior parte dei miei attori, mettiamo così, uno dei miei attori preferiti ha fatto un'escalata al successo in quanto a parti e ruoli che non posso dire niente, perché non so se avete presente l'intera filmografia di Carly Urban, ma io posso parlarne per anni. Quell'uomo ha fatto Il tragitto, Cupido di Xena, non dimenticherò mai. In The Boys è un figo, vi voglio vedere ancora i tempi di Cupido. Carly Urban è tipo... È uno degli attori più sottovalutati di tutti i tempi. Lui ha fatto parecchio roba. Lui è tipo è l'attore che c'è in tutte le cose più nerd possibile. E ne giuro quasi. Infatti, io l'ho visto in tutti. Ragazzi, quell'uomo è ovviamente anche in Chronicles of Riddick. Tutto torna a Riddick. Se mi ci metto di più, posso promettervelo. Quell'uomo l'hanno messo nella nuova serie di nuova trilogia di Star Trek. Quell'uomo era Eomer nel Signore degli Anelli. Quell'uomo era il nuovo Dredd. Quell'uomo è stato il nuovo Dredd e mi ha dato il Dredd che Stallone purtroppo non fece quella volta, anche se sarò sempre fan dello Stallone. Voglio dire, di cosa stiamo parlando, è fantastico. Stallone che fa Dredd è qualcosa di leggendario. Stallone che fa Dredd in realtà è Stallone che fa Stallone come tutte le sue parti, però questa è un'altra storia. No. Anche se, ragazzi, aspetta, scusate la degenerazione, ma il miglior film di sempre, eternamente, di Stallone rimarrà Fermati o mamma spara. Vero. Però guarda, Stallone in cosplay è lui che cioè lo vedi che proprio trasuda odio per ciò che sta facendo. Ma fa, perché Stallone lo vedi che lui è veramente in imbarazzo come persona, ma è quello però io preferisco per questo invece preferisco Stallone in una commedia, perché quello che mi ha dato più gioia in cosplay rimane Schwarzenegger,
perché Conan il Barbaro è bellissimo. Perché lui, come bodybuilder, è abituato a quel tipo di cosa, no? Invece c'è Stallone che lo vedi, cioè Stallone era a suo agio come un newbie che fa un film porno parodico, no? Con i costumi, cioè. No, no, non, se Stallone italiano. Non se lo stavo sentendo. Invece alla fine Schwarzenegger, cioè il bodybuilding nella sua dimensione delle coreografie eccetera, è cosplay. Ed sì. Però, cioè, la carriera di Schwarzenegger e di Stallone è inversamente proporzionale, perché Schwarzenegger, uno dei primi ruoli che lui ha fatto è stato un film di Robert Altman. Lui c'è in Un lungo addio. Sì, cioè lui è iniziato diversamente. Chi l'avrebbe detto che Sosa sarebbe stato quello che ad avere conoscenze più di nicchia di me su Stallone? Venga, non so se ritenermi offesa o meno. Pensavo di potermi frezzare su un altro di questa come conoscenza, ma quasi quasi lascio a te direttamente, tipo, tieniti il trofeo, la medaglia è tua. Finta madre ma malvagi, questa è un po' la sintesi di ciò che stiamo per dire. Stavamo giusto parlando di come ognuno di noi ha visto Pain and Gain per la prima volta, perché Sosa deve pagare le conseguenze delle sue azioni, c'è, secondo me. C'è. Ammetti di essere un pezzente, ammettilo, certo. Sei un pezzente spirituale. Certo. Perché tu lo dico. Non l'ho ancora mai visto. Non nascondo nessuno. Io non l'avevo mai visto perché, appunto, non è che sono un grandissimo fan di Michael Bay. Michael Bay è il tizio di cui io ci guardo i film quando non ho niente a che fare e accendo il televisore e inizio a grattarmi le palle e dire: oh, figata Con Air. Ti dirò, di solito sopporterei la cosa perché negli ultimi anni aveva fatto soltanto Transformers. Sì. Ma quando ho saputo che aveva annunciato un progetto che era Passion Project, in produzione in realtà da un botto di anni, ma non l'aveva ancora, non era ancora mai riuscito a portarlo a termine, e correva voce che in realtà lui avesse firmato per fare altri 3 film di Transformer dopo il primo, soltanto per poterselo autoprodurre, perché lui l'ha prodotto, tipo ha usato la produzione è costata pochissimo, mi pare 35 milioni di dollari o ancora di meno, mi sa. Infatti si vede, c'è solo l'esplosione. Ma infatti sia lui che Wahlberg che The Rock hanno deciso di non farsi pagare veramente per il film, perché era veramente passion project. Questo, ho visto il trailer e ho detto, questo lo devo vedere. Questo lo devo assolutamente vedere. E ho fatto bene. Oh sì. E il fatto che durante il film ogni tanto ti passa sul titolo, questa è ancora una storia vera. Se non basta quello per riassumere quanto cazzo è bello Pain and Gain. Dio miseria, la gente non capisce niente. Da ciò le persone che ci stanno ascoltando avranno ormai capito che stiamo a parlare di Pain and Gain. Però, no, dai. Chi di voi due riesce a riassumere la trama di questo film? Edo. Complicato. Vai, Edo. Allora, senza spoiler. Cioè, Pain and Gain è la storia di due che pensano di essere molto intelligenti e finisce molto molto male. Ma però questi due sono due sedie elettriche. Sono due bodybuilder, non due sono due tre bodybuilder. Ah, vero, sono tre bodybuilder. La bella Dedo, si vede che l'hai guardato con gusto. No, vabbè, ma perché io sono rimasto lì alla scena del, è sempre quella, del barbecue con le mani. Il fatto è che questo film, tu non capisci se viene fatto, cioè, lui è una specie di omaggio. Con che occhio. È una specie con di omaggio occhio. Questo film, cioè, nel senso, qui c'è qualcuno che dice, ehi, ma questa è ancora una storia vera, cioè. Più che altro, ma c'è stato davvero, più che altro, contate che c'è stata davvero controversia, c'è stata gente che ha detto no, questo film li presenta in modo anche tipo troppo dalla loro parte, li fa passare quasi per eroi. Sì. Io fanno tipo, dipende con che occhio guardi la storia, anche perché il tuo riassunto ad esempio è molto generoso. A mio parere questa è la storia di come un singolo uomo troppo, troppo deluso dalla propria realtà decide di vivere il sogno americano a propri termini e riesce a tirare dentro due persone più stupide di lui, sì, per seguirlo in un viaggio di pura follia. E non che lui fosse chissà quale, essendo le uniche due persone più stupide di lui, sì, di tutta la vita, sì, praticamente. Ragazzi, il film si chiude con la frase: questo è il sogno americano. Oh yeah, esatto. Oh yeah. Cioè io posso, questo io l'ho visto la prima volta e ho fatto, oh, adesso ho capito Bay.
Io ho capito Michael Bay con questo film. L'intero concetto di Michael Bay lo capisci con questo film. Sì, vedi, questo film qua mi è piaciuto molto. Secondo me è il miglior film di Michael Bay. Forse dopo... No, Armageddon o The Rock, no. Non saprei dire. No, migliore. Migliore in assoluto, sempre. Sì. Migliore in assoluto, perché Armageddon però in confronto... Questo qua... No, perché Armageddon segue in realtà un'onda che non ha creato lui. Perché parliamo del periodo anche Independence Day e in generale del periodo dove era cominciato il mondo va kaboom, quindi siamo lì. Ma tengo a ricordare, c'è una cosa che tengo a ricordare a tutti quanti, che in cioè, ci sono 15 sceneggiatori per Armageddon. Un film quando ha più di 5 sceneggiatori vuol dire che non è andato tanto bene. In quel film ci sono 15 sceneggiatori, tra cui uno non creditato a Joss Whedon, e c'è J.J. Abrams. Penso che invece questo film è stato scritto da una serie di Florida Man. No, sai cosa vuol, no, sai cosa vuol dire veramente? Non vuol dire che è stato un disastro, vuol dire che è stato semplicemente un cazzeggiare tra amici. Ognuno buttava 2 centesimi dentro all'intero, l'intero salvadanaio, e ha detto vediamo cosa ne esce, hanno tirato fuori uno dei film più stupidi e bellissimi della mia vita. Il casting è perfetto anche di quello. Ma non puoi dirmi che è il migliore di Bay, perché non è di Bay, è questo. Il migliore film di Michael Bay è Pain and Gain, perché è suo e rappresenta il suo modo di vedere il mondo al 100%, il suo modo di fare film, di tutto, la sceneggiatura è sua, tutto è suo, per carità, non da solo, però è tutto suo. E tra l'altro, se non mi sbaglio, quello che ha fatto la sceneggiatura è lo stesso di Armageddon. Uno degli stessi di Armageddon. Sì. Però quello tipo è tutto quanto Michael Bay. Per questo dico, Pain and Gain secondo me è il picco. Perché è Michael Bay in un periodo dove le sue produzioni andavano a palla, perché parliamo del periodo Transformers. Mm-hmm. Parliamo di anni dove ha fatto i soldi, per cui ne aveva da buttare via volendo, e ha deciso di spenderli tutto, almeno metterci una buona fetta, per un film che nessuno gli aveva detto che doveva fare. E Michael Bay non è una persona che fa le cose se non viene pagato. Sì, è chiaro, perché anche le apparizioni pubbliche le fa a pagamento e poi non parla, perché Michael Bay does Michael Bay. È quello, tipo. E la prima cosa che mi sono scritto, mi è venuta in mente, mi sono messo a guardare il film, è stato Michael Bay at his Bayest, cioè niente più Bay di questo film, niente. Persino Armageddon, poi metto Bad Boys 2, no, non è uguale, niente è meglio di Pain and Gain, niente, perché è fuori abbastanza. Tutti gli altri film in confronto hanno una trama che comprende i buoni e i cattivi, comprende un salvare qualcosa o qualcuno. Qui va all'opposto. Qui i tuoi eroi sono i cattivi e in realtà Michael Bay è un genio a presentarti i cattivi come eroi, perché lui è un cattivo che è un eroe. E tu hai tutto lì. Io posso parlarti per ore dei punti principali del film, perché si ripetono costantemente. Per Michael Bay non è sottile, non è una persona che ti dice tipo oh, se osservi quest'unico filo vedrai che c'è una trama intera. No, Michael Bay ti arriva e ti pianta direttamente un barile pieno di esseri umani in faccia, perché è così che funzionano le cose. O una grigliata di mani, come piace a Edo. Lo sei molto. Una grigliata di mani. Quello. Il punto è, tu dicevi appunto del fatto che Michael Bay non è una persona sottile. E la cosa più interessante di questo film, e secondo me tipo non è neanche tanto ragionata, è il fatto che durante tutto il film sono i personaggi che cercano di rivendicare i valori americani. Sì. Dai protagonisti al detective fatto da Ed Harris, Dubois. Cioè, tutti quanti parlano dei valori americani, ma questa roba non è americana, ma questa roba non è americana, ma cosa è successo al sogno americano? E il film è questo. Perché secondo me rappresenta bene anche quello che è l'America, rappresentata da Bay. È un'America, se vedi come, metti questo, Wahlberg, il protagonista, Danny, è in realtà una persona che, come dice in realtà il personaggio di Harris, non è contento, non era contento di quello che aveva, voleva di più, perché lui per se stesso non si vedeva realizzato, perché è, come dice lui, I'm a doer. Lui è una persona che fa, e quando sei uno che fa non ti accontenti, ed è la fame che ha l'America, l'insoddisfazione costante di tutto.
però è quello tipo, ed è un'America che però non sa esprimere questo in un modo che sia creativo, in un modo costruttivo, lo è in modo distruttivo. Devi distruggere gli altri per avere qualcosa. Quando lui dice, mentre stanno torturando Coso, io nella mia testa l'ho chiamato Monk tutto il tempo perché era storico. Sì, è Monk il padre di Mr. Smasel. Esatto, però mentre lo sta torturando, quando lo hanno appeso, che gli fa, tu sei forte, ma io sono abituato a demolire la gente per ricostruirla. È quello, cioè lui è una persona che è abituata a distruggere e ricreare, distrugge se stesso per rendersi più forte. Tutti e tre in realtà sono una versione di come, e tra l'altro la violenza è super ricorrente come tema in tutto. Il personaggio di Anthony Mackie, stessa teoria, è talmente tanto fissato col diventare più grosso che si è reso impotente. Sì. È vero, il personaggio di The Rock, stessa teoria. La cosa migliore è che la prima volta in cui lo vedi il personaggio di The Rock, The Rock è magnifico, infatti si vede che è l'unico che non è preso direttamente dal personaggio da un personaggio reale, perché è un misto degli altri collaboratori. La cosa che ho notato di più comunque questo film, mi sono resa conto che Pain and Gain è stata la prima volta che io ho preso The Rock sul serio come attore, perché è uno spazzo. The Rock è la ragione per cui questo è un film commedia. Adesso capisco la parte comedy, perché The Rock fa piegare come l'inferno. E The Rock Coco e Nomani sarebbe stata una cosa che avrei apprezzato davvero così tanto. No, comunque, la prima scena in cui sono loro tre, che loro si conoscono, è bellissimo vedere Anthony Mackie che gli domanda, ma tu cosa prendi? E The Rock inizia a parlare di tutt'altro, e lui domanda, ma tu cosa prendi? E lui lo guarda la faccia del tipo, ma che cazzo stai parlando? Cosa vuoi? Ma è anche quello, perché ti sta anche presentando in questo modo delle persone, dei personaggi che non esistono, non sanno veramente esistere quello che noi riterremmo normalmente. Vivono già in una realtà differente, che la loro realtà, però ti presentano nel film come la realtà. Sì, il fatto che lui giudica, come lui quando comincia il film ti parla dei suoi clienti, che lui ci entra talmente tanto che ci prova con la tizia, quella a cui fa fare esercizi, e lei lo guarda tipo, non mi prendi in giro, perché non vivono su piani simili. E questo, lui in realtà è già dissociato dalla realtà di tutti i giorni. E lui è già in modo differente. Ma il modo in cui te la mette giù Michael Bay è differente da come te la metterebbe qualunque altro regista, te l'avrebbe messa in modo uber drammatico. Perché nel caso qua, tipo, c'è il fatto che questa storia si abbina con gli stili di Michael Bay. Sai perché? Cioè, sei reso conto perché? Ma sai qual è la ragione? Per la stessa ragione per cui Michael Bay è il regista che è, perché a lui non interessa il lato umano. Il lato umano lui lo trasforma nella commedia. Oh yeah. Perché io, la cosa che mi ha fatto ridere di più, me lo sono anche scritto per un secondo perché mi chiedevo se era un tema, perché come Bay temi è divertente. C'è la questione del cristianesimo di The Rock, non viene preso sul serio neanche per sbaglio. Cioè c'è l'intero altarino nel suo angolino lì di sopra nel magazzino di peni, praticamente, di dildo, e non è mai preso sul serio, è preso come la cosa comica di lui che si mette a pregare mentre gli altri cominciano a squartare i cadaveri. Sì, tipo, guarda questo tizio enorme che prega. Esatto, ogni momento di fragilità, ogni momento di tentativo di intimità, per sicurezza hanno addirittura preso Rebel Wilson per fare la moglie di Anthony Mackie, e infatti così anche quella parte gli diventa un'enorme battuta. Ah, Michael, ti ho detto Michael Bay at his most Bay. L'ho amato perché in questo modo, per qualche ragione, tutto ciò che ti sembra di guardare è satira. Sì. Pure è semplice satira. Ma ce ne sono, guarda, ero anche messo a scrivere perché non ci credevo. Ma ce ne sono, è assurdo. Mi rimetto una cosa molto interessante che è collegata al personaggio di The Rock. Cioè, lui è quel mostro gigantesco e lui è dissociato, come tu dicevi prima, questa gente è dissociata dalla realtà. Sì. Ma nel caso di The Rock, tipo, lui è esagerato in tutti i sensi, sia nella sua violenza scommisurata, perché nel momento in cui lui deve picchiare qualcuno, lui picchia qualcuno sul serio, ma anche nel livello delle emozioni, tipo. Mm-hmm. C'è anche il fatto che lui si sposta per quella città con lo skate, tipo, è un piccolo dettaglio perché lui è appena uscito di prigione, sì, sì.
Lui è quello più, non è vero, tra tutti loro lui è quello che in realtà parte più in difficoltà, perché in realtà, e questo dico, se uno avesse voluto, avrebbe potuto metterla giù come un dramma, perché se tu la guardi per come ti viene presentata, escludendo il punto di vista, il modo in cui viene girato, eccetera, ti stai dicendo che è uno che è uscito di galera, che è un ex cocainomane, è diventato tipo, è un alcolista anonimo, è tornato completamente sobrio, che cerca rifugio nella religione. Quando va ad approcciarsi con un minimo di supporto alla religione, si becca il classico stereotipo del prete che ci vuole provare, sì. Classica. Per questo scappa, si ritrova quindi a non avere praticamente niente, ha talmente tanto poco che le prime persone con cui riesce a parlare un minimo dentro la palestra diventano i suoi unici amici e si affida loro in tutto. Ragazzi, sarebbe il personaggio tragico per eccellenza. E invece ti pieghi come l'infamia a The Rock che sniffa cocaina dal culo della spogliarellista. Oh, sì. Sei già piegato a metà. Prima ancora c'è Leonardo DiCaprio. Sì, infatti. Ma sì, secondo me prima di tutti è arrivato The Rock, per favore. Beh, non è neanche il primo poi in realtà per questo tipo di scene. Però è quello, nel senso, quando cioè, l'intera scena del matrimonio di Mackie è surreale. Il matrimonio stesso è surreale. Questo, tutto quanto il film è surreale perché non c'è niente che sia reale. Sono esseri umani, ma non li stai vedendo come esseri umani. Sono inoltre delle caricature che camminano, tipo. Esatto, sono tutti quanti versioni estreme. Però in questo è uno dei film più... faccio fatica a spiegarlo a parole, perché è troppo, cioè ci sono momenti che ti fermi tipo è troppo, il fatto che sotto continuerò a ripeterlo sempre, questo film è ancora tratto da una storia vera. Il fatto è che tipo loro si siano vestiti da ninja per sequestrare una persona, ma il fatto che nella vita reale quando lui è riuscito a scappare la polizia non gli ha creduto perché il loro metodo, il fatto che hanno provato a ucciderlo in 3 modi differenti e non ce l'hanno fatto nessuna delle 3 volte, è ancora una storia vera. Ancora una storia vera anche quello. Ti rendi conto che la cosa che hanno messo nel film, la più grossa, è semplicemente il fatto che quello che era stato rapito, una volta che ha testimoniato, lo hanno arrestato per frode. Sì, ma vabbè, Stato il picco massimo. Sarebbe stato il picco massimo, ragazzi. Sarebbe morto da ridere a fine film. Il film riconosce che lui aveva fatto frode. Il punto è questo, il film riconosce. Avresti dovuto metterlo a fine film come scena. Sì. No, messo tra le righe. Oh, buona sapersi. No, il film omette tipo il fatto che il personaggio di Anthony Mackie in realtà nella vita reale picchiava la moglie. Ah, beh, grazie. Chi nel mai senso, detto? Inaspettato. Beh, anche il fatto che in realtà lei li ha aiutati per quanto riguarda la pulizia dei cadaveri, tra l'altro. Sì, ce ne sono 2 o 3 cose omesse. Però tipo questo, cioè, le cose più assurde del film sono quelle vere. Sì. Cioè, grigliare 2 mani nel casino e salutare i vicini. Io devo dire che no, vabbè, però quello proprio è il, per me lì è proprio è quello che mi piace degli Stati Uniti. Perché non lo fai con tipo in modo lugubre, capito? Non lo fai neanche in modo morboso, lo fai e basta. E per me lì c'è proprio lì è il bello, lì è un grande sì a tutto ciò che c'è di sbagliato in molte cose. Ma sì, cioè, sì, per me va bene così. Andiamo avanti, io voglio questa roba qua, la voglio sempre. Cioè, il film... Hello! E il film te sottolinea ancora, già questa è ancora una storia vera. Perché te lo deve ricordare? Cioè, io ripeto, ci sono state 2 o 3 battute che mi sono fatte. Chiunque abbia scritto quel pezzo della sceneggiatura è un po' il mio eroe. Io ragazzi, l'ho riguardato in lingua originale, ma cioè, posso riuscire a gestire la tua impotenza, non posso gestire la tua incompetenza. È vero, sì, beh, lì. Io ero per terra, ero fermo tipo. Cristo, ecco, ci sono delle note dentro al film. Ad esempio, un'altra cosa che involontariamente, perché quello mi ha ammazzato, è involontaria come cosa, ma è reale. È la perfetta rappresentazione, il rapporto che c'è tra i 3 è la perfetta rappresentazione del concetto di peer pressure, cioè di rispondere alla pressione della gente che è intorno. Perché gli altri 2 hanno almeno, soprattutto ovviamente il personaggio di The Rock, cercano di tirarsi fuori.
ma tutte le volte che cominciano a provare a tirare, dico, no, magari questo no. Il personaggio di Wahlberg è talmente forte, talmente pesante, che continuano a continuare. Per questo dico, è riuscito a trovare le uniche due persone più stupide di lui. Una cosa che trovo interessante è anche il passaggio da voce fuori campo. Mm-hmm, quando vediamo tipo la visione del personaggio di Anthony Mackie, che è tipo questo qua è un coglione, ma non so perché me lo fido di lui. E poi quando c'è il passaggio è il mio migliore amico. Poi c'è il personaggio di The Rock che tipo semplicemente fa: oh, bel, lui è grandissimo. Lui ci ha pensato a tutto. Perché? Perché stiamo parlando di persone che sono... Per fatto che si potrebbe discutere a lungo del fatto che forse a forza di farsi il fisico hanno dimenticato di avere una testa, che non è carina come cosa da dire, ma in questo caso è estremamente reale. Però dall'altro lato è anche il tipo di fisico, vuol dire che ha trovato persone, tra l'altro abbastanza sole, abbastanza già nei casini, da sole per lo stile di vita che hanno preso, che si ritrovano a doversi affidare a lui. Ma anche perché in realtà, come dice lui all'inizio del film, quando viene assunto all'inizio dal Rock Corder, quello della palestra, gli aumenta del 300% le entrate. Ecco, per questo Ed Harris dice aveva già tutto, ma non era soddisfatto. Nel film non viene messo perché secondo me non c'era spazio narrativo di farlo. Non che Michael Bay abbia pensato no, questa roba qua non funziona, no. Il punto è questo, che nella storia reale il proprietario della palestra era un ex bodybuilder. Sì. Aveva aperto la palestra. Poi, con la palestra stava andando a rotoli, c'era un perché. Perché i due gestori che c'erano prima del personaggio Michael Wahlberg erano stati arrestati. Uno tipo per traffico di cocaina. Sì. Tra parentesi, ragazzi, posso dire una cosa? La cosa più importante che tutti e tre non stiamo volendo dire ad alta voce, ma è lì. Ragazzi, sapete che cos'è soprattutto questo film? Cosa? La versione incapsulata perfetta che potremmo presentare ai posteri a chiunque non l'abbia mai sentito nominare prima del concetto di Florida. Sì, esatto, ma no. Poteva essere questa storia il floridianismo più profondo. Cioè, è Miami, cioè tipo, ragazzi, più Florida di così si muore. Si muore dentro a barili buttati dentro un fiume. Non c'è un altro modo per spiegarlo, ragazzi. Cioè, io ero morta, e mi diventa film per me, tipo, questo film è. E tra l'altro, l'altra cosa che ho apprezzato, dicevamo noi l'altra volta che tipo Point Break, come altri film veramente fatti bene, mantiene costantemente la tua attenzione. In confronto il bello di Pain and Gain, il problema di Pain and Gain, ragazzi, è 2 ore anche sto film, però c'è una cosa differente. 10 minuti, ma sì, ma soprattutto c'è una cosa differente. Michael Bay ha a un certo punto accelera, è in costante ascesa, in quanto a follia, costantemente in ascesa di follia, per cui tu sei costantemente a cercare di prendere fiato dentro al film, tipo, cosa sta succedendo? E sei ancora lì, e sei ancora lì, e ti fermi e fai, ma come cavolo fanno ad arrivare al finale? E anche lì, ripeto, per questo ripeterò sempre che è il miglior film di Bay, perché lo sai dov'è il finale, è dove è iniziata la storia. Dove inizia il film è la fine, per cui sai come andrà, e questa è l'altra cosa, tipo, lo sai dov'è il finale, poi tutto il dettaglio che... stesso ovviamente te lo deve dire a fine film, però è lì. Best Bay, best, cioè, Bay. La cosa migliore è che questo qua, dopo aver commesso un omicidio, dopo aver cercato di nascondere i cadaveri, la prima cosa che lui fa dopo di aver cercato di sbarazzare di tutto quanto è: vado a pomparmi. Certo, ma perché? Perché in questo caso ti stai dicendo, per questo prima ti dicevo, ho provato a vedere se c'erano dei temi, ma mi veniva da ridere. Perché, ad esempio, la cristianità non conta niente, perché il fitness è la religione in questo. La violenza è religione, è vero. In questo film la cosa che io ho continuato a ripetermi da sola è: la violenza sostituisce tutte le altre emozioni. Qualunque empatia la sostituisci con la violenza, supporto morale lo sostituisci con la violenza. Io direi adrenalina invece di violenza, perché lì c'è proprio la questione dell'adrenalina che qua la gente sente. A me quello. Sì, cioè, non è solamente adrenalina. Anzi, guarda, me lo sono scritto perché sapevo che me lo sarei dimenticato. Fitness as validation. È vero.
tipo il fatto che lui giudica chiunque, tipo quando lo dice all'inizio del film, quando, tipo chiunque non tratti il proprio corpo come un tempio non merita neanche di esistere, secondo lui non merita neanche la sua attenzione. Questa è una cosa vera. Dal trailer, questa è una cosa vera, cioè nell'articolo c'è scritto proprio che se tu fossi una persona debole non sarebbe mai andato in quella palestra. Esatto, perché lui distruggeva la gente. Esatto, però è quello, tipo, tra l'altro che glielo dice Anthony Mackie a inizio film, se non mi sbaglio, quando mi fa devi vedere, vuoi vedere o non vedere il tuo corpo come un monumento alla perfezione fisica, non è il tuo tempio. Sì. Come fa a guadagnarsi la fiducia loro quando le cose cominciano ad andare male? Quando Anthony Mackie gli fa, sei venuto, hai iniziato a venire nella mia palestra che eri 32% di massa grassa e ti ho portato al 6%, ti vuoi che ti porto al 2%, ti porto anche al 2%, io non e in questo modo ha la loro totale fiducia, sì, perché ha portato risultati tangibili. Esatto, perché sì, ma i risultati tangibili sono, non c'entrano niente con tutto questo, però lo rendono quello carismatico, perché gli hanno affidato quello che anche per loro è il loro centro, che è per loro sempre il fisico, è tutto lì. Dico, questo film è una bomba, è la critica perfetta. Perché non si presenta come critica, si presenta come commedia. È un action comedy e tutto ciò che io riesco a pensare è satira. Però, ma Bay non l'ha fatto come satira. Cioè, il punto è questo, cioè, è Bay che fa questo film pensando a della gente tipo da, a cui lui non piace, cioè, lui vede questa storia e fa questa storia assurda, voglio fare un film di questi tre coglioni. Perché a Bay lo hanno fatto ridere. Bay ha riso di loro. Beh, secondo me è cioè, io ho dato una chiave di lettura molto completa, nel senso che secondo me qui Bay è una storia in cui lui vede tutto quello che ci deve essere. Cioè, ci sono dei tizi in fissa col fitness ed è ok. Sono mega violenti ed è ok. Sono super assurdi ed è ok. Ammazzano tutti ed è ok. Sono in fissa col denaro ed è ok. Però è ok anche che c'è la morale americana alla fine che trionfa, cioè vanno eseguiti ed è ok. Cioè è tutto ok, è tutto un grande ok, nel senso non c'è niente che non sia ok in, tutto, in tutta questa storia, perché c'è tutta l'America, l'America che piace a lui, la NASA, ecco, l'hai detto giusto, c'è tutta l'America che a lui è sempre interessata. E io comincio a chiedermi se gli interessa o gli piace. Gli piace perché è giusto che portino la sedia elettrica, ma è anche giusto che tu chieda scusa e ci sia il momento emotivo in cui tutti dicono no, non lo è, perché anche... ma non lo è perché anche all'inizio del film, quando lui la prima volta ti fa, dice ah perché no, perché sei stato arrestato, perché c'è il momento dove parla col giudice e fa lo so, mi pento, ammetto di essere io in colpa, lo dice a macchina perché non ci crede. Esatto, però deve essere detto, questo, cioè fa parte della cosa esserci, è come Oprah Winfrey, ma lo mette perché lo fa ridere anche questo Michael Bay. Certo. È tipo, la gente non è veramente, perché è quello che lui vede del mondo, però, delle persone e dell'America. Ci tengo a dirlo, comunque alla fine le forze dell'ordine hanno una scena fighissima dove arrivano per arrestarli, quindi sicuramente il marchio Bay finale c'è. Perché se ci sono anche i militari, sappiamo che Bay è contento. Sono i militari. L'unica persona, però, questo mi viene in mente una cosa: l'unica persona che viene dipinta in maniera favorevole in questo film è il personaggio di Jerris. Esatto. Perché lui incorpora appunto il valore americano per forza. Esatto, che però ci tengo a dirlo, di norma, questo vorrebbe dire che noi dovremmo vedere la storia dal punto di vista dell'unico vero e proprio buono. Perché tu devi trovare la teoria base, vorrebbe che tu trovi il buono, e quello è dove tu basi il tuo punto di vista rispetto agli altri. Ma in realtà anche il personaggio di Harris viene presentato, non è rilevante. Forse è quello che risolve il caso alla fine, ma non è rilevante. No. Per cui anche la sua opinione è l'opinione di uno che è già accasato, è già ritirato dal lavoro, e guarda con occhi critici, ma di giudizio, cioè quando dice si poteva evitare tutto questo. Secondo Michael Bay non si doveva evitare. No, esatto. Quello secondo Michael Bay tutto questo doveva succedere perché America. Io per questo io amo l'America. Ed è la ragione per cui io amo Pain and Gain, lo trovo il miglior film di Michael Bay mai fatto. Inoltre ci sono talmente tante scene epiche dove ti fermi, detta togliendo dalla parte di giudizio critico serio, roba profonda, ragazzi. Monk che dice tutto alla polizia per cercare di far fermare, gli dice il nome di Danny e questi lo guardano e fanno
dentro al dentro magari la macchina abbiamo trovato questi due dildo giganteschi, sì. Questo gigantesco dildo fuori da qualunque misura normale, queste gigantesche palle anali grandi come palle da baseball. Amico mio, questo è un grido di aiuto. Io ero fermo di boh. E torna sempre quello. Ragazzi, l'intera scena di loro che si ritrovano col finire con ammazzare i due coniugi. Quella lì è assurda. È assurda. 20 minuti di applausi. Ma tutto poi in cui alterna, fa avanti e indietro da una stanza all'altra per farti vedere che da entrambe le parti le cose bolli. Un orbitale. Madonna, Dwayne Johnson mi fa, arriva il momento, è avuto il momento dove siamo due opzioni, lanciarmi o cercare di piangere da solo sul balcone, Cristo santo. Quando prova a derubare quelli del deposito dei soldi, succede due banconote con l'inchiostro, tutto l'inseguimento, l'alluce. Gli sparano il dito, e tra parentesi siamo a due film dove qualcuno si becca un colpo di pistola su un piede, ragazzi. E questo è in realtà il tema che collega i film che guardiamo. In realtà è il colpo di pistola al piede? Dobbiamo trovare il terzo. Però vi giuro, è talmente tanto bello come cosa, è brutale. E la regia è... Sarò onesta, per il tipo di storia Bay è perfetto anche perché il suo modo di essere... colori super saturi, epico in ogni singola inquadratura che sembra sempre che sta inquadrando, non lo so, di quel sole che sarà una cosa infinita, funziona perché sono tragicomici, sono tutti personaggi tragicomici, più li prendi sul serio, più rendi la cosa, la rendi surreale in ogni modo, quella palette di colori funziona da Dio. Il fatto stesso è che l'intero, se non mi sbaglio, i titoli di chiusura, il titolo di Pain and Gain è col verde acido. Funziona. Sì. Funziona anche quello. Gangster's Paradise, l'amo. Ti giuro. Ah, la mia citazione preferita di tutto il film è quando all'inizio gli fanno: ma sei sicuro di quello che stai facendo? Ragazzi, guardo un sacco di film, so cosa sto facendo. Cristo. Teo, più che altro l'ho amata perché mi ricollegava direttamente a un altro dei miei film preferiti, come sapete, che è Boondock Saints, quindi ero a bordo di brutto. Ma il fatto che Dunkin' on a Kid, cazzo, non ho citato quando fa canestro sopra la testa dello scugnizzo e poi parla con gli scugnizzi, quanto mi ha fatto piegare, porca giura. Quando si metterà tipo, è la figa che volete? La vedete questa? Questa me la facevo prima? Me ne frega talmente poco che l'ho passata al mio amico lì. E dico, Cristo santo, l'intero uso della spogliarellista è brutale nel film. Cos'altro mi ero segnato delle cazzate? Ci siamo dimenticati il pezzo da 90, il titolo. Pain and Gain? Sì, perché c'è la citazione, è dal film. È dal film, è il motto del film. No pain, no gain. Diciamo a registrare, diciamo, già fatto perché dare. Sapevo che ci sarebbero state delle parole interpretative, quindi sto registrando già da più di un minuto, conosci, e li ho presi vuol dire che ci sono le mie bellissime citazioni. Però è vero, no pain, no gain, il vero concetto di Pain and Gain è no pain, no gain, e su quello si basa l'intera storia. Poi in realtà il mondo di Wahlberg si basa su questo, il mondo di Danny si basa sul pain e gain, perché è quello che vuol dire, dice. È un detto negli Stati Uniti, e c'è un detto simile anche in Brasile, è stato il titolo del film. Oh sì, tra l'altro era uno anche dei motti di... Per un periodo è stato uno dei motti secondari di John Cena, quindi per rispetto. Oh. Comunque, io voglio chiedervi, cosa ne dite dei tre attori principali? Questo è stato il film dove io mi sono ricreduta su Wahlberg come attore, perché avevo visto The Happening poco prima. Oddio. E ci tengo a dirlo, era dura considerarlo un essere umano dopo, perché come sempre chiunque abbia lavorato con Shyamalan mi ha lasciato sempre col dubbio, e in questo film l'ha fatto rivalutare. Ho scoperto Anthony Mackie lì, che mi sa che il film è uscito dopo è uscito 2013 dopo. Era già uscito Capitan America Winter Soldier. Winter Soldier è uscito dopo. Il punto è che Anthony Mackie diventa famoso, tra virgolette, con The Hurt Locker.
lui è uno dei protagonisti. Sì, ma per finché io avevo visto, concedimi, lo sai che io ho un altro modo di vedere il cinema rispetto a te, amico mio. Sì, sì, no, quello lì è già prima, prima. Per questo, mi sa che io ho scoperto Anthony Mackie lì. Sì, no, che infatti quando... No, è vero che quando ho visto la prima volta il personaggio di Falcon mi sono detta ehi, ma quello è quello di Pain and Gain. E soprattutto, come ho detto all'inizio, questo è stato il film dove mi sono detta Dwayne Johnson, The Rock, è un ottimo attore. Sì. E questo è il business dei tre attori. No, il mio parere su Mark Wahlberg è questo. Lui è un ottimo attore se cade nelle mani giuste. Sì. Mani precise. No? Cioè, basta pensare che tipo la miglior parte, una delle migliori parti di Departed è la sua. Sì, 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 sì. Cioè, il modo in cui vede la gente di quel film è unica. Il finale del film è tutto suo. Il finale del film è tutto suo. Invece c'è anche che lo guarda tipo, ah, ok, cazzo. Ma Damon con la spesa in mano, non te lo dimentichi neanche per sbaglio l'ultima scena. Ma Damon, sì, bello sciallo, spesa in mano, si gira e ti sei fermo tipo, ah! No, si gira e vedi prima tipo delle sacchette. Io volevo fare spoiler, ma sì. Vabbè, è un film che è uscito tipo all'inizio degli anni 2000. Non fanculo. Lo so, se ti dico quanta gente non l'ha ancora visto, io non la capisco questa persona, tipo, ragazzi. Cioè, da questo punto, io mi sono visto il remake, tipo, anche, cioè... Il remake? No, no, scusa, l'originale. Della parte era un remake. Ah, ecco, cos'è, l'ha rifatto, sì, sì, di nuovo. No, no, sì, sì. Più che altro io continuo a ripetere che mi dispiace che non hanno dato quella volta l'Oscar a DiCaprio, perché se lo meritava per quel film. Tantissimo. DiCaprio ci ha meritato per tante altre volte. Sì. Ma torniamo. Comunque, torniamo. Anthony Mackie, io trovo che lui purtroppo sia un attore troppo sottovalutato. A me piace. Concordo, lui. Concordo. A me piace lui. Cioè, persino nella roba che non è buona, tipo Altered Carbon, stagione 2. Sì, a me piace. Non l'ho guardato. Quello non l'ho guardato. Puoi non guardare. Però guarda perché c'è Anthony Mackie. Era una ragione per quello vederlo, ma avevo cominciato la prima stagione e non mi aveva pigliato neanche la prima, perché ammetto, ripeto, sono io che ho problemi con quei generi. Però... Ah, ok, ok. No, guarda perché c'è Anthony Mackie, ma non guardare perché è quel genere. Tranquillo, per sicurezza sto aspettando la serie televisiva di Winter Soldier and Falcon, quindi... Ah, ok, sarà anche lui. Quando arriverà sarò in prima fila, aspetto quei due maledetti con la forza di mille soli. A me mi dispiace, a me piacerebbe vedere lui in altri ruoli, cioè, a me, cioè, io ho visto anche le interviste con lui, si vede che lui è uno che tipo piace il cinema. Ha un sacco di carisma, ha un sacco di carisma, almeno, ma lui ne sa di cinema, cioè, sì, lui, sì, sì, ma è, lui guarda che lui è, se non mi sbaglio, mi sa che anche lui è della Juilliard. Adesso non voglio dire cazzate, controllo, ma... Sono piuttosto sicura che anche lui sia della Juilliard. Cristo, cioè, lui è uno che ne capisce tanto anche dell'industria, cioè, non è un coglione. E a me mi dispiace, a me piacerebbe vedere lui in altra roba. E vabbè, The Rock è il suo secondo miglior ruolo, mm-hmm, dopo un film che fa cagare, ma lui gli resta da Dio quel film, chiamato Southland Tales. Sì. Cioè... È il secondo miglior ruolo che lui abbia fatto recitando, non che lui sia The Rock, proprio come tipo che ne so io in Fast and Furious o in Jumanji. Sì, sì, sì. Anche se in Jumanji in realtà è seriamente un dono. Beh, il vero dono di quei film è Jack Black, ma quello non stupisce nessuno. Comunque avevo ragione, Anthony Mackie si è laureato alla Juilliard. Ecco, vedi? Me lo ricordavo perché vi dico, io l'ho visto in questo film e poi me lo sono ribeccato nella Marvel e ho detto, devo tenerlo d'occhio perché mi piace come attore. E ovviamente mi sono andata a guardare la sua vita perché ero interessata, tipo cosa aveva fatto. Le russe hanno detto, guarda, se prendiamo quel tizio lì che si è pompato per andare a fare un film di Michael Bay, risparmiamo il tempo. Secondo me hanno visto, perché quello, la cosa buona di Pain and Gain è che lo presenta sia dal punto di vista classico che serve alla Marvel, cioè gli serve che sia pompato come una bestia, perché la Marvel sono pochi gli attori. Soltanto Jeremy Renner ha potuto fare un supereroe con la buzza, che tuttora non gli perdono, perché Cristo santo. Ma dall'altro lato però gli anche, perché la cosa che ha un casino in Pain and Gain sono espressioni memorabili. Ragazzi, quando gli danno la condanna alla fine del film, non riesce a non ridere. Quando la sua faccia è... La cosa migliore è quando la moglie gli parla del suo cazzo, del tribunale. Vabbè, anche quello, ma la condanna, ragazzi, ho visto la sua faccia cambiare tipo un 360 di espressione in un nanosecondo. Perfection.
ma in generale nel film comunque ha un'ottima presenza. Poi se ci pensi, con due attori come possono essere Wahlberg, che comunque in realtà è un buon attore, e The Rock, che in realtà è puro carisma, che trasuda dai 300.000 fuori che si trova con l'uomo, porca miseria, una montagna, e nel mezzo non svanisce. Non svanisce mai, te lo ricordi? Ti ricordi che sono in tre in quel film, a meno che non sei Edo. Però è quello che funziona. Edo, che il tuo parere. Dai, che Mark Wahlberg purtroppo paga nella sua carriera quella faccia gommosa che si ritrova, poveretto, perché sarebbe un grande attore, ma ha la faccia troppo di gomma, troppo da schiaffi, e quindi poveretto non ce la fa. Per me The Rock cioè, per me è il futuro del cinema, ma occidentale in generale, perché è abbastanza enorme da non diventare squallido da vecchio, ed è già non proprio giovanissimo, quindi cioè, nel senso, io quando ho visto Riddick e ho visto Vin Diesel che non era più così grosso, mi sono detto no, aspetta, mettete le CGI su quell'uomo e pompatelo di nuovo, perché non posso vivere in questo mondo. Invece The Rock rimarrà sempre gigantesco, fine. Quindi sì, mi piace. Aspetta, Vin Diesel di quale dei te? Cioè, abbiamo lui nel primo Riddick? No, in Riddick, che... l'ultimo. No, Vin Diesel l'ultimo periodo. Quindi tipo, nel primo Riddick lui era giovane, non è che era pompato, aveva il fisico, ma non era pompato. Esatto, e Vin Diesel non può non essere pompato. Cioè. Riddick lui è pompatissimo, nel terzo no. Okay, no, esatto, okay. Perché, hanno avuto questa pessima idea di dare uno sviluppo, diciamo, diacronico del personaggio, per cui invecchia, no. Invece The Rock più invecchia più è enorme, perché se tu guardi le foto di quando c'è il wrestling, sembra uno sviluppo. Sì. Adesso che è veramente sia, grosso. Più che altro la cosa divertente è che The Rock è diventato quello che dicevo nel film di Pelegrini, cioè ha perso tutta la massa grassa, è puro muscolo ormai, sì. È immenso. Io ovviamente lo seguo da secoli, quell'uomo ha uno stile di vita e un regime che fa paura. La sua palestra è una roba assurda, se la porta in giro quando va in giro per filmare, è un pazzo. Cioè io lo seguo su Instagram e vedo tipo lui che pubblica i video di lui che parla mentre è lì in palestra. Sì, fa quello tutto il giorno. Per me lui è un sono solo quelli, ma sono solo quelli e i suoi cheat day di quando si regista mentre sta mangiando. E tu dici, porco Giuda, quando può mangiare mangia come... Ah, e tra parentesi, prima o poi ragazzi ovviamente toccherà provare la tequila di The Rock, perché arriverà il momento. È vero, sì. Insieme al gin di Ryan Reynolds, sono due cose che prima o poi toccherà provare. E al vino di Christopher Lambert. Gerard Depardieu! Gerard Depardieu, è tempo! Quello russo bastardo. Ecco, io mi butto qua sul piatto, io voglio un giorno parlare di Mortal Kombat. Sì, di Mortal Kombat. Sì. Io ho visto solo il primo, vero? No, io ho visto qualunque cosa di Mortal Kombat e sto, sì. Io non, per me esiste solo, io piuttosto allora ti dico, te la giro e ti dico, ma perché quando potremmo parlare di Dungeons and Dragons, il film? Ah sì. Lì il film che mi ha fatto dubitare sul mio amore per Jeremy Irons, ma esattamente pure l'uomo. In questo caso è una puntata dalla quale tipo io sarò muto. Quale? Quella su Dungeons & Dragons, il film, perché lui so usa un pregiudizio su Dungeons & Dragons. No, cioè? Io non ho pregiudizio, quel film fa cagare, solo questo, punto. Vabbè. Bell. In quanto ma a guarda, di film io visti, quello... allora a quel punto viriamo netti, ci andiamo a guardare un, che ne so, tipo un Alone in the Dark. Beh, poi ridiamo qui tutto il tempo. Stiamo parlando la mia lingua. Tremendo. Qui io mi rifiuto. Andiamo... Piuttosto cosa? Oh mio Dio, me lo sono dimenticato. Blood Rain. Piuttosto ci guardiamo No, facciamo la stare male in V-Ball e sparami nell'infinito. Facciamo la fine di un V-Ball. Facciamo The House of Dead, Alone in the Dark e Blood Rain. Boom! Basta fare una monografia su Mila Jovovich. A quel punto vi costringo a guardare i tre moschettieri della Disney, il film, quello dove c'è Orlando Bloom, pirata gay, che è bellissimo ed è terribile, io lo adoro, perché è sbagliato talmente tanto che lo opera. Guarda, vi costringo a fare la trilogia dei migliori peggiori film sui moschettieri mai fatti. Così ci picchiamo dentro finalmente la maschera di ferro, che io voglio assolutamente commentare con la maschera di ferro, che cerca di suicidarci dopo che non gli sali su. Io mi ricordo ancora di questo film, io me lo ricordo.
Oh. Io, inizio del film, gli si rompe la trave quando cerca di impiccarsi, che cose belle. E comunque, ragazzi, quando tutti quanti eravamo tipo DiCaprio potrebbe avere una carriera, ma ho dei dubbi in questi momenti. Dio lo benedica. La maschera da rifare è subito dopo Titanic. Sì. Sì. Ah, ok, sì, sì. Sì, sì. Ok, era quello quel periodo lì. Sì. Anche se il mio film anche... fare qualunque cosa, esatto. Anche se ragazzi, miglior film di DiCaprio pre Scorsese, mettiamola così, rimarrà eternamente Poeti dall'Inferno. Quel film è sempre stato il mio modo per mandare a cagare tanta di quella gente. Quando sono andato tipo, a me non dispiace, nei film hai visto Poeti dall'Inferno? Guarda di Poeti dall'Inferno, aspetta dopo quel film, guardatelo. Quello si decadentino, guardatelo, aspetta, non so io. Ah, DiCaprio un bambino in quel film. Di Leonardo DiCaprio, prima di da Marcus, piccolo, eh? Da piccolo è Critters 3. Mi sa che mi manca. Sì, che vecchio non l'ho visto. Sì, è un sì, non è mai visto un film della serie Critters? Tipo sono i Gremlin, solo che della serie B. Sì, sì, ah, allora no. Visti, non ho visto il terzo, ho visto il primo, poi mi sono fermato, cioè, ho capito che era ok. No, il migliore, secondo non si prende sul serio, è un film brutto e sa essere brutto. Un film come? Se sì, no, ragazzi, però il 3 vabbè ragazzi, però se vi devo portare su film di serie B, che io li chiamo anche C, allora a questo punto prendiamoci direttamente un bel respiro ampio e profondo e puntiamo sulla trama, perché esiste Romeo e Giulietta e tutti dovrebbero aver visto Romeo e Giulietta secondo me nella vita, soprattutto gli stronzi che mi fanno James Gunn è un regista della Madonna e io sono fermo tipo concordo, Romeo e Giulietta è un film della miseria. Io me lo dimentico. Quella delicata manina dove si è appoggiata, io però la miglior rendita. Il film si apre con l'Emmy dei Motorhead. Signori, quel film è una bomba! E la gente tipo, ah, non lo conosco. Siete tutti dei coglioni. Amerò sempre il mio professoresso all'università che me l'ha fatto scoprire il primo anno. Vi rendete conto, i buoni prof, le cose belle. Guarda, io conosco James Gunn, non da quel film, ma io l'ho conosciuto con... Col film in cui c'è Matt Dillon, nella quale... No, non Matt Dillon, porca puttana. Quello che ha fatto Firefly. Quello che ha fatto? Firefly, dai. Cosa? Da quello di Castle? Sì. Nathan Fillion. Ecco. Il primo film di James Gunn che ho visto è un film in cui c'era lui che faceva il sceriffo, c'era anche Steve Buscemi in quel film, e era un film di vermi che faceva le persone diventare zombie. Sì, molto bello. Boom! Vermi. Insomma, James Gunn è un regista della Madonna, abbiamo capito il concetto, cioè, come regista ha fatto film veramente memorabili. Comunque ragazzi, quindi abbiamo parlato abbastanza di questo film, direi di sì. Beh, e io voglio per una volta, non siamo degenerati nel caos, no, l'abbiamo fatto all'inizio per sicurezza, ecco. E io voglio chiedervi il giudizio finale di questo film. Vane, tu per primo. Miglior film di Michael Bay, uno dei miei film preferiti probabilmente per sempre, in quanto adrenalina dallo stato puro. Per sicurezza è una buona idea avere un cane. Sì. Mister E. È il miglior film di Michael Bay in assoluto, anche di quelli che farà in futuro, perché meglio di questo non può fare. È uno dei migliori film di The Rock, cioè no, perché The Rock va tutto bene, è uno dei migliori film di Mark Wahlberg e basta. Manca solo Quentin Tarantino da qualche parte che fa qualcosa, ma c'è Kurt Angle che fa un cameo, quindi vaffanculo, va bene così. C'è Peter Stormag che fa l'andrologista. Oh, sì. E tecnica, sì, e tra parentesi, nei credits che ho visto su internet tecnicamente c'è Kurt Angle in una scena e io non me lo ricordo. Cioè fa il galeotto. Non me lo ricordo per niente, in questo momento sto piangendo, mi tocca riguardarlo. Di nuovo? Vabbè. Sosa? Ma chi tu? Il giudizio finale è che questo film qua è come vedere quel tuo amico che va a fare una scelta sbagliata e tu non gli dice niente e fai, vai a fare, perché tu sai che ti divertirai.
E questo è il mio giudizio finale. Oh, sì. Assolutamente. Oh. E ricordiamolo ancora, ragazzi, questo film è tratto da una storia vera. Questa è ancora una storia vera. Sì, sì, sì. Cioè, le peggiori cose che ci sono in quel film sono basate su una storia vera. E questa è la cosa incredibile. È questo che... Cioè, ma perché? Dunque, voglio chiedervi, avete delle raccomandazioni? Per quanto mi riguarda, dovrebbe uscire presto l'intero album, ma per ora è stato rilasciato il singolo della drag queen Katia Zabrodczykova, se non mi sbaglio, okay. E si chiama Ding Dong, e ve lo raccomando dal profondo il singolo, andatelo ad ascoltare appena abbiamo finito noi due. E per il resto, ho appena finito di leggere l'intero manga di Haikyuu, andate a leggere Haikyuu, è un ottimo, ottimo manga. La serie animata sta andando avanti adesso con la seconda parte, e merita anche quella. Oh, ok. Figata, figata. E tu? Sì, la mia raccomandazione di questa puntata, questa settimana, ma un po' nella vita, è di guardare, riguardare e guardare ancora una volta il tutorial della spesa sexy passato su Rai. Sì. Dunque, io... La peggiore che io conosca. Grazie. Guarda, io potrei fare la persona seria e dire andate a leggere, che ne so io, La Camera Chiara di Roland Barthes, ma no. Devo fare il profondo con noi, un episodio su Michael Bay, no, onesto. No, no, no. Però io farò la via di mezzo. Andate a guardare il video di Lindsay Ellis in cui lei parla di Michael Bay. Assolutamente, tutta la saga dove analizza i film di Transformers attraverso i vari temi che lei ci ha trovato. Adesso, all'interno. Non so come metterlo su Discord, ma Sousa, ti sto per mandare una cosa importante che è pienamente nel mood di tutto ciò. Provo a buttarlo su qualcosa. Se hai computer, provo a buttarlo su... sul cellulare, qualcosa. Di cosa? Perché sì. Cosa? Già. Vivo male. Sta già ridendo. E aspetta, cioè, devi dire questo che con la spesa sexy, perché cioè, quando fai la spesa in modo sexy compri questo che adesso arriverà in chat. Cosa hai mandato? Non sta arrivando in chat. Non sta arrivando, ma arriverà. Io odio Edo. Ah, no, cioè, è successo qualcosa. Ah, è no, guarda, dopo l'altra volta, io con te non ho niente da dire. Io non mi prendo responsabilità su che tipo di persona sei, Edo, perché i miei commenti... Te lo mando su Facebook. Perché... Io ho paura. Sì. Io... Ecco qua. Ora hai qualcosa. Non mi è arrivato ancora. No, a te l'ho mandato, ma l'ho mandato. Oh no, mi ha mandato qualcosa anche a me. È la stessa cosa. Ma perché? Non stiamo anche registrando l'episodio, ma perché ci mandi sta roba? Questo è il peggio delle braccia muscolose. Sono ancora nella chat dell'altra volta. Io chiedo scusa a chiunque ascolta che questa roba vada cancellata, perché sei un mostro. Perché mi hai mandato cosa? Insomma, Sosa, questa è l'immagine che ti toccherà mettere in realtà nell'anteprima, lo sai, vero? Per colpa di Edo ti toccherà mettere questo. Tira tipo. Edo, ma Cristo santo. Cioè, sei anche una persona che dovrebbe essere tipo... Sei una persona adulta. Io non ho niente da dire. Qualsiasi faccia sui calzini. Sai qual è la cosa peggiore? Che potresti farlo con Hitler? No, poi mettere la mia faccia e poi si regalare a te. Io ne voglio uno ciascuno con le vostre facce, e poi li indosso, vado al cimitero e mi faccio la foto di fianco alle lapidi con quello di Edo e di fianco alla bicicletta con quello di Sosa. E questa sarà la mia dedica a voi per Natale. Buon Natale, ragazzi. Siete le due persone peggiori, Edo in primis sempre, però Cristo, seriamente averti conosciuto è sempre una domanda che faccio a me stessa, Edo. Colpa di Sosa, però Cristo miseria.
E guarda, e pensare che io e te ci siamo conosciuti un giorno a caso mentre stavo tornando a casa in bicicletta e tu eri davanti al D20. Pensa questo. Io e te? Sì. Sì. Porca boy. Tutta colpa di Dan. Tutta colpa di Dan. Quel posto maledetto. Ma... chiaramente è colpa del locale. Galeotto ma... fu il locale. Ma Edo ma... è colpa tua. Edo è assolutamente colpa tua. Io c'ero in quel locale, però... No, no. Edo, la colpa di Sosa, ti conosco, punto. Non avrei forse mai conosciuto, altrimenti. Mannaggia a te, Sosa. Dunque, ragazzi, lasciamo stare il degrado. Decisamente. Degrado. Con cosa? Gangster Paradise. Ti giuro, la cosa che ho amato di più, appena c'è la prima scena Gangster Paradise, il mio cervello ha fatto questo film, è bellissimo. Ok, quindi Gangster Paradise, ragazzi, finiamo questa puntata con Gangster Paradise. Arrivederci! As I walk through the valley of the shadow of death, I take a look at my life and realize there's nothing left. Cause I've been blasting and laughing so long that even my mama thinks that my mind is gone. But I ain't never crossed a man that didn't deserve it. Me be treated like a punk, you know that's unheard of. You better watch how you're talking and where you're walking, or you and your homies might be lying in chalk. I really hate the trip, but I gotta low. As they croak, I see myself in the pistol smoke. Fool, I'm the kind of G the little homies wanna be like, on my knees in the night, saying prayers in the streetlight. Been spending most of the nights living in a gangster's paradise. Been spending most of the nights living in a gangster's paradise. Keep spending most of the nights living in a gangster's paradise. Keep spending most of the nights living in a gangster's paradise. Look at the situation they got me facing. I can't live a normal life, I was raised by the shit, so I gotta be down with the hood team. Too much television watching got me chasing dreams. I'm an educated fool with money on my mind. Got my tin in my hand and a gleam in my eye. I'm a loped out gangster, set tripping banker, and my homies is down, so don't arouse my anger. Fool, death ain't nothing but a heartbeat away. I'm living life do or die. What can I say? I'm 23 now, but will I live to see 24? The way things is going, I don't know. After minute, hour after hour, everybody's running, but half of them ain't looking what's going on in the kitchen. But I don't know what's cooking. They say I got to learn, but nobody's here to teach me. If they can't understand it, how can they reach me? I guess they can't, I guess they won't, I guess they front. That's why I know my life is out of luck, fool.